Iniziamo la diretta, chiama Marianna. Dobbiamo fare sì, già pronta. Ma iniziamo senza dire la diretta. Manda Osiris. Vado? Allora, buongiorno, siamo qui, è un evento SICH Lombardia, ospitato dalla Sigmund Freud University. Presentiamo SICH Lombardia, cioè la sezione Lombardia della Società Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale. Presentiamo il libro L'illusione del narcisista, la malattia nella grande vita di Giancarlo Di Maggio. Siamo in attesa di Giancarlo, che comparirà, ha promesso, alle 3:10. Va bene. Nell'attesa magari vi racconto io qualcosa di Giancarlo. Accomodatevi pure. Giancarlo Di Maggio è stato membro del cosiddetto Terzo Centro di Terapia Cognitiva a Roma, uno dei centri più importanti di terapia cognitiva. Si sono molto occupati di disturbi di personalità, cioè disturbi in cui gli stati emotivi di sofferenza sono molto legati alle relazioni interpersonali. Tutto questo crea una serie di complicazioni che dovrebbero rendere il quadro più complesso rispetto a un disturbo d'ansia. In genere la terapia cognitiva si tratta un'emozione di ansia, cioè di esagerata timore di rischi e di pericoli in qualche modo abbastanza impersonali, quindi il paziente non entra molto in relazione con gli altri. Questo in qualche modo semplifica in parte il lavoro, soprattutto rende facile la cosiddetta, o comunque meno difficile, la cosiddetta alleanza terapeutica, cioè il patto che si stringe con il paziente per cui si lavora sui suoi stati emotivi e non sulla realtà esterna. Spesso alcuni pazienti hanno un po' questa aspettativa che attraverso la terapia il mondo esterno diventerà più amichevole, che la terapia sia una sorta di sfogo in cui si trova appunto un compenso alle difficoltà della vita. In realtà la terapia spesso è esattamente il contrario su quasi tutti gli approcci, è una specie di percorso di accettazione delle difficoltà. Quindi oggi non vedo Sonia, che comunque mi chiedeva, ma allora la terapia non devo fargli passare l'ansia? No, la terapia serve a imparare a tenersela. Entrate pure da qua. Vabbè. Questo comunque, dicevo, abbastanza, tra virgolette, abbastanza facile con gli ansiosi, che hanno già le idee abbastanza chiare. Se un paziente viene da noi dicendo c'ho l'ansia, ha una buona consapevolezza di avere un'emozione incongrua. Sono troppo preoccupato per cose che in fondo non sono così pericolose. Quindi sono abbastanza convinto che devo lavorare con lei, terapista, per farmi passare, per farmi diminuire questi pensieri di preoccupazione. Non è vero che corro tanti rischi, eccetera, eccetera. Il disturbo di personalità è un po' più complesso. Anche la persona con disturbo di personalità è abbastanza convinta, mentre fa il numero di telefono, mentre compone il numero di telefono, che la terapia sia una terapia sui suoi stati mentali. In genere una persona con disturbo di personalità
ha avuto degli episodi interpersonali abbastanza critici che l'hanno fatto riflettere, l'hanno fatto ragionare sul fatto che forse il suo modo di relazionarsi con gli altri non è il particolarmente indicato. Tuttavia, quando cominciano le sedute, le cose cominciano a complicarsi. Per il paziente con disturbo di personalità è più difficile mantenere un distacco verso le proprie emozioni. Mentre l'ansioso è sempre abbastanza convinto che la sua preoccupazione sia poco utile, mi preoccupo troppo per delle cavolate, voglio smettere, il disturbo di personalità ha delle emozioni diverse, prima di tutto, al posto dell'ansia c'è più la rabbia o la colpa, o tutti e due insieme che si succedono in continuazione, e soprattutto mentre prova rabbia e colpa è molto meno convinto che queste emozioni siano fuori luogo. Magari mentre faceva il numero di telefono, mentre componeva il numero di telefono del nostro terapista, erano abbastanza convinti che ci fosse qualcosa che non andava. Quando cominciano le sedute tutto si complica. La verità è che il paziente, chiamiamolo rabbioso, con disturbo di personalità, mentre sta in seduta si aspetta che la sua rabbia venga convalidata, non venga messa in discussione. È un po' strano, è tutto un percorso molto accidentato in cui piano piano il paziente deve rendersi conto che deve modificare la sua visione degli altri. Il narcisista è uno di questi disturbi di personalità, uno dei più complessi. Anche il narcisista prova rabbia, prova nervosismo, prova irritazione verso gli altri, non riesce a capire gli altri come si comportano, cosa fanno, come del resto noi in questo momento stiamo aspettando Giancarlo e non riusciamo a capire bene dove diamine sia, sta a pochi minuti di qua sul naviglio. Vabbè, comunque questa rabbia il narcisista come la gestisce? Attraverso delle idee, dei pensieri appunto di tipo narcisistico. Io ho problemi nel rapporto con gli altri perché gli altri sono irrimediabilmente stupidi, sono irrimediabilmente, ciao Vittoria, sono irrimediabilmente non alla mia altezza. E questo adesso andiamo. Sono le 15.09, quindi tra un minuto dovrebbe comparire. Beatrice, tu ce l'hai il numero di telefono di Giancarlo Di Maggio? Chiamalo. Digli che deve avere digerito il suo pranzo greco e lo vogliamo. Ecco, per esempio, vabbè, comunque, ieri sera ho fatto una prima visita con presumibilmente un narcisista. Il problema infatti non era fare la terapia ma iniziarla. La persona è venuta non su sua iniziativa, è stato caldamente pregato dalla sua fidanzata e probabilmente ci avrà le scatole piene. E già si profilava una terapia di tipo diverso, mentre dicevo con l'ansioso sono alleato, c'hai troppa ansia, mettiamola, ridimensioniamola, lui, questa persona, ha cominciato già dopo 10 minuti a sostenere che la sua rabbia, il suo nervosismo fosse più che giustificato. Alla fine lo presenterò io sto libro. Cosa stavo dicendo? Ha cominciato a difendere le sue idee, cioè è giusto essere arrabbiati, gli altri sono effettivamente delle persone di scarsa sensibilità, anche la mia fidanzata non è sempre all'altezza, eccetera eccetera, è una persona un po' troppo semplice, cose di questo genere. Ecco, in un paziente di questo genere la domanda che arriva sempre è: ma se il problema sono gli altri, perché viene lei in terapia? Questa domanda va fatta al tempo stesso con delicatezza ma anche con una certa assertività, deve essere una strana mistura tra cortesia e fermezza, perché il patto terapeutico non può ridursi a
rovesciare una valanga di insulti sul mondo che non è come io vorrei, ma deve essere, se io sto male vuol dire che il mio modo di relazionarmi agli altri mi sta rovinando la vita. Per esempio un altro narcisista, io non è che poi ne ho avuti tanti in terapia, un altro narcisista che avevo avuto in terapia era venuto perché al culmine del suo narcisismo aveva rovinato i rapporti con tutti i suoi amici. In particolare, pochi giorni prima del colloquio, aveva rovinato con una piazzata il suo compleanno. Durante il suo compleanno aveva avuto un improvviso attacco di indignazione verso la stupidità dei suoi amici. Speravo fosse già caldo, invece. No, sta arrivando sulle scale. Chi? Comunque, dicevo, questo paziente narcisista in particolare ce l'aveva con un suo amico che lui sosteneva di essere troppo stupido, infatti lo aveva soprannominato mononeurone, almeno così sosteneva lui. Però e durante la festa di compleanno era esploso in una tempesta di indignazione, l'aveva cacciato dalla festa di compleanno ed era rimasto. Ecco qua. Ciao, ciao. Dobbiamo parlare assolutamente nei microfoni, c'è la diretta televisiva. La diretta Sic Lombardia. La diretta Sic Lombardia. Fatto una breve. Cioè siete arrivati milanesicamente puntuali, una cosa. La donna Roma sono terrone di origine, questo è il primo, quindi cioè per me la puntualità è un concetto, come dire, molto elastico. No, è proprio culturalmente difficile da concettualizzare. Sì, parlo del microfono, la puntualità anche del microfono è un concetto di astratto. Due microfoni contemporaneamente non funzionano. Facciamo un po' di distanza, adesso lascio parlare. Ho fatto una breve introduzione sul narcisismo in attesa della tua comparsa. Stavo dicendo come spesso questi pazienti trovino difficile collaborare in terapia, mettere in discussione i pensieri che rendono la loro vita difficile, però adesso quasi quasi lascerei semplicemente la parola a te e basta. Comunque, ultimissima cosa, questo paziente di cui stavo dicendo aveva distrutto la sua vita sociale, cacciato fuori tutti i suoi amici dalla festa di compleanno sostenendo che non erano all'altezza della sua altezza intellettuale. Dopodiché comincia la terapia, ma trova molto difficile mettere in discussione il suo modo di ragionare. Per lui è giusto fare così, quindi mi sembra una tipica situazione da paziente narcisista. Voglio fare la terapia per cambiare gli altri. Comunque, qui c'è una persona che se ne intende più di me. Poi dobbiamo parlare non solo di narcisismo, ma del libro, che è un libro clinico, ma anche popolare nella migliore accezione del termine. Cioè, non vuole parlare in maniera gergale tra noi, ma rivolgersi al pubblico. Allora, io ci tengo a precisare che da ragazzo sono partito con un certo grado di ambizioni intellettuali, in gran parte trasmesse dalla famiglia, narcisisticamente, in parte autoindotte, narcisisticamente. Poi a un certo punto nel cammino della mia vita ho incontrato Vanna Marchi e ho capito che c'è una Vanna Marchi dentro di me e che le copie del libro saranno in vendita, ecco quello è. Sì. A un certo punto della conversazione mi metterò a urlare, venderò anche delle pentole, spero di non fare la stessa fine di Vanna Marchi. Allora, Giovanni aveva promesso che mi avrebbe fatto un sacco di domande, avrebbe parlato lui al posto mio, non è vero. Però no, mi sta dando la parola e io carinamente la accolgo, sono molto felice. Allora, fare cambiare idee narcisisti, mi aggancio subito all'osservazione clinica di Giovanni, è chiaro che non ce l'avevamo preparata, è l'ultima cosa che bisogna fare. Non ci interessa, non ce ne frega niente. Dal punto di vista della comprensione della psicopatologia, soprattutto se abbiamo la speranza di curarli. Adesso è chiaro che non conosco il vostro background, non so come vi immaginate il mondo del narcisista visto dall'interno, cioè visto dalla prospettiva del narcisista, e non so neanche se vi immaginate come si cambia.
però è facile che abbiamo che del narcisista ci colpiscano alcune caratteristiche che sono anche quelle che ci urticano di più, quelle che ci fanno male, quelle che ci dà fastidio, quelle che proprio che rifiutiamo, e quindi quegli aspetti di superiorità intellettuale, di arroganza, di tendenza allo sfruttamento interpersonale, di questa pesa mancanza di empatia, di mancanza di empatia verso le persone vicine, di mancanza di empatia verso la compagna. Lo so che volete andare a parlare lì, no. In particolare la parte femminile del pubblico, no? Cioè è chiaro che l'interesse è: ho conosciuto X, X è narcisista, mi tratta male, no? Come faccio a capire come farmi non trattare male? Okay? Allora, intanto nell'85% dei casi X non è narcisista, è maschio. Quindi se vede le partite del Milan, visto che siamo a Milano, o dell'Inter, non è per mancanza di empatia. Okay? Non è che lo fa proprio come segno di disprezzo nei vostri confronti, è che proprio gli piace il pallone. No? Cioè proprio quando vede il Milan gli si attiva qualche cosa di strano, no? Che è diverso da quello che può provare verso la compagna, che magari ama anche, ma la domenica sera alle 8:30, il posticipo serale, c'è il Milan. No? E quindi l'altro, il compagno, la compagna viene trascurata, ma non per tratti narcisistici, ma perché è maschio. Maschio italiano, ecco, questo è importante. Maschio americano, per esempio, c'è il baseball. Non so com'è la declinazione narcisistica o normale del maschio americano, ma il maschio italiano c'è il calcio. Allora, stupidaggini a parte, anche stereotipi culturali a parte, sono caratteristiche che, come dire, possono anche, le possiamo trovare raggelanti. Cioè se noi ascoltiamo la vita di un narcisista raccontata da chi ci è a stretto contatto, è un mostro, né più né meno, con capacità di disprezzare, con capacità di disinteressarsi, con capacità di aggressività, di arroganza, di indifferenza emotiva, inaffidabile, infedele, traditore, sempre pronto allo scontro, al combattimento, alla polemica, alla sfida. E quindi il terapeuta ha, in qualche modo, quello che ci portava Giovanni, quell'impulso malsano di volere correggere questa visione del mondo, magari di volere promuovere la teoria della mente, magari di volere promuovere l'empatia verso l'altro, quindi rendere queste persone, magari anche di correggergli l'immagine grandiosa di sé, che da bravi cognitivisti penseremmo essere una bias cognitivo, una distorsione cognitiva, una visione del mondo, come dire, irrealistica, un po' disfunzionale. E quindi, come terapeuti, gliela vogliamo un po' riportare in asse, riportare verso una rappresentazione di sé, se vogliamo, più realistica, più corrispondente a quanto quella persona realmente vale. Quindi, ripeto, in una prospettiva di voler depatologizzare il narcisista, potremmo avere la tentazione di correggere l'autostima e di promuovere una comprensione degli altri. Bene, se c'è un modo per rompere prematuramente la terapia con un narcisista, eccovelo servito. Provate a correggergli l'autostima e provate a dirgli che magari gli altri potrebbero essere trattati con più comprensione e gentilezza, che magari la compagna che il lunedì sera, che tu sei tornato dal lavoro, che è tanto importante, tanto stressante, poi i tuoi colleghi, i colleghi che sono intorno a te sono dei tali deficienti, quindi ti rendono la vita difficile, tu torni a casa, ti aspetti che la compagna cosa abbia fatto? La parmigiana di melanzane. Almeno al sud la parmigiana di melanzane. Lunedì sera, no, magari il martedì, lunedì è più leggero, cioè magari il minestrone, perché la domenica c'è il pranzo della domenica. E a Milano non so cosa si mangia lunedì sera, mi manca questo, però comunque ti aspetti che abbia cucinato. E magari la tua compagna ha lavorato, ha
Enrico per dato casa, c'ha pure i pupi a cui badare, quindi è stremata, magari c'ha pure lo stress perché la mamma a sua volta sta male, gli rompe le scatole e quant'altro. Tu vedi che non c'è la cena e ti arrabbi. Perché? Perché sei stato trascurato. Allora il terapeuta magari può essere tentato dal voler promuovere una comprensione più realistica. Guarda, però magari la tua compagna ti ama, eccetera, eccetera, magari li stanca. Ecco, questo è un ottimo modo per mandare il narcisista su tutte le fughe. Quindi apparentemente stiamo andando a correggere, in questo caso, una carenza di teoria della mente, quella che in metacognitivese chiameremmo una carenza di decentramento, una difficoltà a assumere il punto di vista dell'altro e magari anche ad assumerlo empaticamente. E il risultato, ripeto ancora una volta, che mandiamo il narcisista su tutte le fughe. Ovvero abbiamo compiuto un'operazione iatrogena e nella migliore dei casi il paziente, siamo in diretta, ci manda a fare il culo o più elegantemente droppa. E non è quello che vogliamo, almeno spero che quello non è quello che vogliamo. Per poter sperare di trattare un narcisista dobbiamo averne una comprensione, dobbiamo saperlo, come dire, saperne dissezionare il funzionamento, saperne smantellare la psicopatologia. Se sappiamo quali sono gli elementi che sostengono il narcisismo, sappiamo dove andare a trattare, dove andare a incidere, massimizzando le possibilità di successo e riducendo al minimo i rischi di rottura. Sarebbe il terapeuta, il paziente che vi ci manda. Allora, quali sono gli aspetti del narcisismo che noi in terapia metacognitiva interpersonale, poi come dire riassunti nel libro che ha fatto Anna Marchi, L'illusione del narcisista, che terapia metacognitiva interpersonale consideriamo i target del trattamento? E qui si crea un piccolo spiazzamento. Ovvero, il narcisista descritto dal clinico non è esattamente il narcisista descritto nei manuali, non è esattamente il narcisista descritto da chi ce l'ha intorno, ovvero un mostro. Andando da vicino, vogliamo capire che problemi ha, cos'è che li fa star male. E stanno male soprattutto a causa di 2-3 schemi interpersonali interiorizzati che guidano la loro attribuzione di significato a sé e al mondo. Che significa, detto in italiano? Che nel momento in cui entrano in relazione con gli altri, sono guidati da schemi, sono guidati da aspettative cognitivo-affettive, sono guidati da previsioni sul modo in cui i loro desideri verranno rispecchiati dall'altro. Parla facile, facile, facile. Se il desiderio attivo è nell'area del bisogno di cure, ovvero se sono guidati dal sistema motivazionale del accudimento, è quello che vi piglia quando il pupo frigna. Pupo frigna, vi intenerite e dice povero cucciolo e l'accudite, quello è l'accudimento. Quando invece frignate voi e volete che l'altro si prenda cura, attaccamento. No, nel senso che tendenzialmente l'attacca al muro, è l'attaccamento. Allora, quando per esempio il narcisista viene acchiappato, preso, colto dall'attivazione del senso di vulnerabilità, di fragilità, di stanchezza, debolezza, bisognosità, ai lui, ai lei, gli si attiva l'attaccamento, che è il desiderio. Quindi viene spinto nella relazione perché ha bisogno, in uno stato di sofferenza fisica o emotiva, che l'altro si prenda cura di. Quindi wish, desiderio, scopo. Prevede che legge rapidamente che l'altro risponda a quel desiderio come, e quindi si sta delineando uno dei primi schemi interpersonali del narcisista.
quando attivo l'attaccamento, desidero essere accudito, mi sento vulnerabile, desidero essere accudito, e l'altro come me lo raffiguro? Se me la raffiguro, se me lo raffiguro amorevole, pronto a darmi cure, non c'ho narcisismo, sto da Dio, non ho da Dio narcisistico, sto bene, però in paradiso, che bello, sto male, la mia compagna mi coccola, wow, no? Questa è l'aspettativa dei maschi italiani quando si sposano, tra l'altro, perché poi la moglie, la futura moglie, si occuperà di loro in momenti di sofferenza. Questo è quello che accade durante il fidanzamento, dopo no. Dopo il maschio sofferente diventa un peso, no? Tipica rappresentazione dell'altro, sembra che sei andato in guerra, no? Dite che non è vero e faccio un casino. Rappresentazione dell'altro, adesso scherzando, però torniamo alla parte più seria, rappresentazione che la civiltà dell'altro quando lui o lei è vulnerabile, e qui cominciano i guai. Si rappresenta l'altro come dominante, tirannico, che manipola, cioè stai male, quindi ti curo ma fai quello che voglio io, o che ignora, stai male, che me ne frega, oppure stai male e l'altro ti svaluta, brutto deficiente, invece di affrontare la vita in maniera virile, guarda quanto frigni. Questa è una rappresentazione tipica di come si cresce un narcisista per bene. Oppure c'ho altro da pensare, non mi interessa. Un'altra rappresentazione dell'altro che si attiva quando il narcisista ha bisogno di cure, ed è una di quelle che crea più guai, è desidero essere accudito, e la persona che vorrei si prendesse cura di me è, vediamo se lo indovinate perché è del tutto controintuitiva, guadagnate una copia autografata del libro. Com'è? Ecco, questa è molto intuitiva invece, cioè io voglio essere curato dalla persona che disprezzo. No, e questa è facile, non è così. Questo è come noi, è la costruzione stereotipata che abbiamo del narcisista. Questo è invece quello che vi andrò a dire adesso, ci spiazza proprio. Io desidero accudito e la persona che vorrei che mi accudisse me la rappresento come? Sofferenza. No, tu non vale. Chiara, c'è una mia allieva che segue in supervisione, quindi insomma non... Spoiler però, insomma. E questo è quello che le abbiamo già detto, indifferente, disinteressato, distaccato, come dire, cioè vorrei che si prendesse cura di me ma gli viene frega niente. Oppure? Prende come la salvatrice in un certo senso. Magari, cioè si vuole tanto prendere cura di me, si occupa tantissimo di me, che bello. Allora sì, cavolo, mi affido tanto, anzi, chi cresce più? Trovato la mamma perfetta. E l'abbiamo detto, indifferente, distante, distaccato, no, buono perché elaboriamo i concetti. Qualcuno ancora più bisognoso di me. E qui ci abbiamo preso. Vai. Dopo ti tocca comprare una copia del libro che io poi ho proprio detto regalo la Panamarchi, vedete. No. Allora, sofferente, bisognoso. Quando mi sveglio, non io, paziente, termine di gruppo, qualche anno fa, quando mi svegliavo la mattina, avevo 7 anni, dovevo preparare la colazione a tutti i miei fratelli minori. Vi sembra la storia del narcisista? È la storia del narcisista. Perché? Perché mio padre era un alcolista, quindi tornava a casa la sera completamente ubriaco. Io mi svegliavo la mattina e stava riverso sul divano. Quindi mia madre usciva per lavorare, io mi dovevo alzare e preparare la colazione ai miei fratellini. Lo stesso paziente ci racconta che una volta stava in spiaggia, stava facendo il castello di sabbia, ovviamente perfetto, una bambina che stava giocando con lui schiacciò, dette una pedata al castello di sabbia e lo rase al suolo, no? E lui disse, l'avrei voluta uccidere, credo anche di avere tentato di stronzarla. Allora, questo comportamento mi hai distrutto il castello di sabbia perfetto, uno lo vede come un tipico ricordo da narcisista. Il vero problema è che ti svegli la mattina e tuo padre sta ciucco sul divano,
e tu te ne vergogni drammaticamente, quindi l'immagine sociale che poi dovrai presentare per medicare quella vergogna sociale è il castello di sabbia perfetto e non si occupa di te, sei tu che devi farne le veci. Altro paziente, questo visto tanti anni fa però me lo ricordo sempre, dopo 9 mesi di terapia, 9 mesi proprio cronometro, terapia è andata anche bene fino a un certo punto, ma senta, no, perché mi sta venendo in mente una cosa, persona colta, intelligente, insomma, lavorava nel mondo della politica, insomma, era un giovane irculto che insomma, avrebbe avuto poi un suo percorso. E mi viene in mente una cosa, però guardi, non gliel'ho detta perché va, voi psicoterapeuti, voi no, chissà che ci costruite su queste cose, no? Cioè, non so se ne vale la pena dirglielo, più o meno con questo tono. E poi abbiamo una bella conversazione, una persona simpatica, brillante, giovane, intelligente. Ma no, ma guardi, mi dica, cioè, no, perché mia madre comunque quando era un ragazzo stava male. Ma va bene, in che senso stava male? No, vabbè, così ogni tanto inseguiva me e mio fratello per casa, suo fratello minore. Ah, va bene, certo, come mai mi inseguiva per casa? No, ci inseguiva con il coltello. Ah, certo, come mai mi inseguiva con il coltello? Perché pensava fossimo posseduti dagli alieni. La madre soffriva di schizofrenia paranoica. Paranoica. Vi sembra la storia di un narcisista? È la storia di un narcisista ed è una storia tipica. Padre alcolista, mamma schizofrenica, altro paziente che ho seguito via Skype all'estero, praticamente mi dice tutta, perché mia madre decideva tutto per me, perché comunque io non avevo capito, mi ha detto che dovevo diventare medico, io poi non ce l'ho fatta, quindi sono un fallimento, bla bla bla. E fatto, senta, com'era l'atmosfera a casa? No, di terrore puro, perché io non dormivo, perché non dormivo? Perché mia madre restava sveglia tutta la notte a girare per la casa, lui stava in Australia oltretutto, quindi lasciando delle vetrate della Madonna, a vedere fuori dalla finestra se c'erano i ladri. Quindi non dormiva, la madre era paranoica, no? E lui quindi da bambino si ricorda che stava fino a sera tardi, con gli occhi sbarrati, a guardare fuori se gli alberi si muovevano, che poteva essere segno dei ladri che arrivano in casa. Ok? Tema di vita, di nuovo, fallimento narcisistico. Ok? Vi state facendo un'idea? A una persona del genere, vi immaginate che hanno questo portato, questa storia, questo passato, arrivano in terapia da voi e voi, preoccupati, agghiacciati, irritati dai loro racconti, vi viene l'impulso di promuovere una comprensione più umana dell'altro. Il punto è che loro non hanno una rappresentazione dell'altro come altro nella sua unicità, hanno la rappresentazione dell'altro secondo il fantasma che si portano dietro. Quindi la compagna che non gli ha preparato la parmigiana di melanzane o l'ossobuco, tipicamente lunedì sera si mangia ossobuco, adesso penso di averlo focalizzato, la cotoletta al milanese è fritta, lunedì sera secondo me non si fa, no, si fa il venerdì, no, venerdì no, non si mangia, che giovedì sera, giovedì sera cotoletta al milanese. Giovanni, queste battute a Milano sono, cioè come sono considerate, cioè, di basso livello, medio livello, torna a casa, non lo so. Dicevo, non è la compagna che non vi ha preparato il piatto caldo cucinato con amore e con competenza, è la madre che passava le giornate a casa col mal di testa, depressa, chiusa nella stanza da letto e si attivava per occuparsi a sua volta della propria madre che le dava il tormento, ovvero della nonna del nostro paziente narcisista. Ok? Quindi non stanno facendo i conti con, in questo caso, una donna con le sue stanchezze, fragilità, vulnerabilità, malumori, sofferenze, ciclo mestruale, tutte queste cose, di solito associate al concetto di donna, ma sta facendo i conti con quel fantasma. Ok? Quindi voi non gli state suggerendo allarga gli occhi, apri gli occhi e vedi che c'è un essere umano davanti a te. Gli state dicendo: aveva ragione tuo padre a bere, aveva ragione mamma a stare male, tu dovevi occuparti di lei, aveva ragione mamma a temere i ladri,
aveva ragione mamma a inseguirti col coltello. Ok, questo gli state dicendo, né più né meno. Quindi, nella migliore delle ipotesi, vi mandano a quel paese. Nella peggiore delle ipotesi, restano in terapia e voi li state facendo peggiorare. Semplice. E questo è uno dei primi schemi. Quindi, detto da un'altra prospettiva, se nel narcisista si attiva durante la relazione terapeutica il bisogno di essere accudito, curato, trattato bene, quindi l'attaccamento, prendetevi paura, preoccupatevi. Perché se voi venite, che è una malattia che spesso prende gli psicoterapeuti, no, specialmente gli psicoterapeuti giovani alle prime armi, che hanno tanto slancio, tanta voglia di fare stare bene le persone, di accudirle, di curarle, di essere efficaci, di fare del bene, e anche magari portatori di un bellissimo sentimento proprio di tenerezza umana, di calore, di generosità, di afflato proprio empatico, no? Li accudite e succede un macello, perché non li state accudendo, ai vostri occhi sì, ai loro occhi gli state attivando dei fantasmi molto minacciosi. Perché adesso ho insistito un po' su uno dei più tipici, dei più potenti, dei più perniciosi, cioè la rappresentazione dell'altro che dovrebbe prendersi cura di loro come sofferente. Poi ci sono quelli precedenti. Altro punto, desiderio di essere apprezzato. Siamo nel sistema motivazionale del... Se io desidero essere apprezzato, desidero che venga riconosciuto il mio valore, all'interno di quale sistema motivazionale, qual è il sistema motivazionale che mi sta spingendo? L'ambizione, quindi, come agonismo, rango sociale. Ambizione, agonismo fanno parte del sistema del rango sociale. Il rango sociale è importante perché definisce cosa? No, lo status è un simbolo. Ma la superiorità. La superiorità definita, però, perché ci serve essere superiori? Supremazia. Sempre lì stiamo. Ci interessa essere superiori, avere supremazia sugli altri, dominare, perché etologicamente il sistema del rango, sapete cosa definisce? L'accesso alle risorse. La competizione serve a definire chi mangia prima e chi si accoppia prima col partner preferito. Quindi domino, perché a quel punto il boccone primo è il mio. Ok? Questo così. Ripasso di psicologia evoluzionistica, Liotti potrebbe dire cose molto più articolate delle mie. E quando il narcisista è attivato quindi dal bisogno di approvazione, di apprezzamento, di riconoscimento, come si prefigura l'altro? E qui si biforca. Come o mi ammira per le mie qualità eccezionali, quindi tutta la storia del narcisista cresciuto con i genitori che proiettano in un certo senso nel figlio le proprie ambizioni o magari le proprie ambizioni non soddisfatte, ok? Quindi desidero essere apprezzato e l'altro mi ammira o mi idolatra, ok? E questo, ripeto, questa è la parte di rappresentazione che fa meno danno, perché poi c'è l'altra parallela. Desidero essere apprezzato, ma se mi mostro per come sono, l'altro mi disprezza. Quindi il narcisista è costantemente all'inseguimento di quella rappresentazione dell'altro che rispecchia la grandiosità, ma costantemente vive sotto la minaccia dell'affiorare, del manifestarsi dell'altro sprezzante, critico, svalutante, invalidante. E so cavoli pure qui. Per cui desidero essere accudito e l'altro mi ignora o sta male al posto suo. Desidero essere apprezzato, valorizzato, se mi dice proprio fortunissima che a quel giorno proprio veramente ho fatto la super prestazione della vita, l'altro mi dirà che sono appunto superiore, eccezionale, di un rango elevato. Ma più facilmente mi dirà che sono un deficiente, ok? E questo non è che ti fa stare proprio sereno, sereno, sereno. Quindi, attaccamento, macello. Rango sociale, se ti dice bene, vinci. Se ti dice male, sei distrutto, sei una nullità, non vali niente, perché poi non è che, diciamo, il genitore, fra virgolette, del narcisista
ci va troppo, come dire, equilibrato. Cioè, o ti ammiro, o più facilmente ti disprezzo. Ti faccio capire che se poco poco scendi sotto lo standard, ti disprezzo. E qui un altro, un'altra briciola di connessione con la clinica. Se voi andate a dire al paziente: guarda, ma tu forse non è che c'hai proprio bisogno di sentirti Dio, magari puoi vivere pure con una rappresentazione un po' più modulata di te, ok? Questo è quello che un terapeuta, come dire, che vuole promuovere una rappresentazione più realistica o razionale potrebbe fare. Quello che il narcisista legge in un intervento del genere è, siamo in diretta, il terapeuta mi sta dicendo che sono un coglione. Così, cioè voi mandate un messaggio e all'interno dello schema interpersonale, che è la lente attraverso la quale il narcisista vi legge, gli state dicendo sei un deficiente. E quindi non ottenete una visione più matura e realistica della propria stima, ma ottenete una battaglia per evitare di essere disprezzati. Attaccamento, cavoli amari. Rango sociale: se li rinforzate nella grandiosità, si campa. Se poco poco gli dite: sì, guarda, grandioso, sì, però un attimino, magari la vita è pure un po' diversa, guerra inseguita. Un altro elemento devastante della vita del narcisista avviene in una terza area, diciamo in un terzo sistema motivazionale, che è uno di quelli più trascurati, secondo me, negligentemente in psicoterapia. Voi avete, penso, abbiamo un po' la rappresentazione del narcisista come una sorta di caterpillar. C'è uno che si mette in testa una cosa e va avanti come un trattore, triturando sotto i cingoli chiunque gli si metta davanti. Giusto? Ce lo raffiguriamo così. Immaginate Trump che ha deciso che gli scappa di fare un muro fra gli Stati Uniti e il Messico, no? Perché notoriamente i messicani attraversano, cioè camminano alla luce del sole, non è che poi i narcotrafficanti scavano i tunnel, no, per carità, passeggiano felicemente. E chiunque si trova fra Trump e il muro lo radia al suolo. Ve lo immaginate così, il narcisista o qualcosa del genere? No? No. Quella è, in alcuni, in molti casi, per carità, il comportamento di facciata, che è, cercheremo di, se riesco ad avere il tempo, ve lo spiego meglio, un comportamento di coping, cioè che corrisponde poi a quello che in TMIese definiamo parte della risposta del sé e la risposta dell'altro. Cioè, mai fatto così, per gestire il dolore che mi hai dato con la tua risposta, utilizzo questo comportamento. Ma il vero problema è che quando il narcisista è guidato dall'obiettivo, dal wish, dal sistema motivazionale, a muoversi autonomamente secondo uno slancio proprio, sentito vero, sentito bello, sentito vitale, un motorino allegro, animato, curioso, che si muove dall'interno, che è la motivazione, il sistema motivazionale dell'autonomia e dell'esplorazione, che è un sistema motivazionale che va tanto bene, sul serio, abbiamo bisogno di tenerlo vivo per tutta la vita. La risposta dell'altro è: dove vai? Che stai a fare? Non va bene la tua direzione. Bravo deficiente. Mi aspetto che mio figlio passi il fine settimana a studiare sui libri, perché lunedì mattina l'interrogazione di inglese dovrà prendere 9, no? Mio figlio, 11 anni, anima di Dio, sto fine settimana a Roma ci sta il Festival dei Fumetti, Cromix, che è una roba molto seria, anche per un adulto, insomma, maggior ragione per un ragazzino di 11 anni,
figata perché oramai è pieno di cosplayer, quindi un carnevale a cielo aperto, divertentissimo. E io gli dico: scusami, Romix, tu devi studiare. Come ti passa per la testa di essere così immaturo e infantile da avere questa, che cosa vai a vedere? Quei deficienti tutti quanti con i costumi da marinaretta giapponese, no? Tipo, che quegli sciroccati? E stai a perdere tempo con quegli altri, perdi tempo dei tuoi compagni di classe? Ok? Allora, in realtà, in quel desiderio di andare a vedere Romix, si annida la qualunque, si annida la curiosità, si annida il mondo di fantasia, si annidano i germi della costruzione fantastica del futuro, dei tuoi progetti di vita, si annida tutta la capacità di giocare, e voi gli state dicendo: che cavolo fai? No? Non è una roba seria, non è una roba interessante. No? Che significa? Che ti ho esplorato, ti ho inibito l'autonomia attraverso il disprezzo. Quindi io parcio il bambino che mi parte con la motivazione all'esplorazione autonoma e il genitore la invalida e sovrascrive il bisogno di soddisfare il sistema del rango sociale. Devi fare una roba che ti farà diventare il migliore della classe, così sarai un figlio minimamente degno di quello che mi aspetto da te. Paziente mio, descritto non in questo libro, non mi ricordo adesso, comunque in un articolo di qualche anno fa, aveva preso i migliori voti del liceo. Migliori voti del liceo, non della classe, del liceo. Telefona al padre: ah papà, sai, ho 15 anni, 16 anni, secondo questo liceo, sai papà, ho preso i migliori voti del liceo. Senti papà, però adesso che bello, così posso farmi, mi sono meritato una vacanza di una settimana con gli amici quest'estate. La reazione del padre fu: ah, ma come ti viene in mente? No, c'è una reazione del tipo: eh sì, adesso, come dire, possiamo fare quello che cavolo ci pare, no? Il mondo perde senso. Cioè, è chiaro che adesso stai aprendo le porte del caos. Allora, hai preso i migliori voti del liceo, ti aspetti una festa, ti aspetti un bravo, no? Ma la cosa bellissima è che poi andando a, come dire, andare a scannerizzare esperienzialmente quell'episodio, cioè quella telefonata fra lui e il padre, quello che lo colpiva, quello che l'ha realmente colpito e danneggiato nella reazione del padre non era la rabbia e non era il disprezzo, era un'altra cosa. Secondo voi cosa ci ha sentito in quel tono di voce del padre, il mio paziente? Che emozione ha letto? No, cioè sì, ma non era quella. L'immigrazione. Quello era la cosa più evidente, il disprezzo. Sì, c'era, ma non è quello che l'ho veramente scosso. Questa sia la modalità di accudimento del padre? No, non era quello. Ok, ma d'accordo, ma nel tono di voce del padre che ha sentito? La rabbia, l'invidia. No, l'invidia non c'era. La rabbia, sì, per carità, quella è la cosa più evidente, appunto, il disprezzo. Chi l'ha detto? Ha sentito la paura. Ha sentito la paura. Cioè, il padre stava andando incontro alla disgregazione del senso. Cioè, se cominci a ragionare così, quali sono i pilastri dell'esistenza? Diventa tutto fuori controllo. Il padre era terrorizzato. Cioè, la performance serviva a acquietare la goscia. Allora, se io non sono perfetto, sì, sono disprezzato, sono aggredito, sono accusato, ma soprattutto faccio del male a mio padre, lo spavento, lo preoccupo. Se sono autonomo, l'altro si preoccupa. Facciamola più facile. Vengo dal sud, no, non io, per dire, ma questa non è proprio la mia storia, no, sul serio. Ho 18 anni, 19 anni, mi sono diplomato. Che voglio fare da grande? Voglio diventare psicologa, dai, facciamo una femminile, no? Vengo dalla Bassa Brianza, ma esiste una cosa che chiama Bassa Brianza, da Bergamo Media, non lo so, esiste, vengo dalla Bassa Brianza, paesino di 3.500 abitanti, no? Magari l'unico comune non ricco della Brianza, ma sto inventando una geografia del tutto, che manco Italo Calvino,
voglia andare a studiare all'università nella grande città. Perché? Perché mi incuriosisce la psicologia, un sacco di bei concetti, ho visto letto di Bolby, ho visto Paolo Crepetti, mi incuriosisce la psicologia, ho letto dei libri, capito, le canzoni, la musica, il treatment, eccetera eccetera. Lo dico a mamma e mamma gli piglia un infarto. Perché? Che ci vai a fare? Ma soprattutto mi lasci sola? Per cui desidero essere autonomo e l'altro si spaventa, soffre, si sente abbandonato. Guardate, io quando dico sta cosa, cioè questo faccio questo esempio, da parte mia è una carognata dal punto di vista retorico, perché se voi state studiando psicologia, il 75% ha questo tipo di schema, che quando siete autonomi l'altro sta male, o immaginate che siete scemi, oppure sta un disastro. Per cui lo so che in questo momento il livello di arousal medio della classe è salito a dei livelli che nemmeno 2 anni di MDR li possono riportare a livelli pretraumatici, no? Cioè è proprio una porcata da parte mia, questo ve lo dico. La differenza di Vanna Marchi, svelo i trucchi del marketing. Allora, quindi sostanzialmente il narcisista è leso nella speranza di poter realizzare almeno 3 delle motivazioni che da adulti ci fanno star bene, ovvero desidero essere amato e mi rappresenticchio un pochino anticipatoriamente il fatto che l'altro mi accudisce, desidero essere apprezzato e più o meno immagino che sì, a volte un po' di più, a volte un po' di meno, però mamma, papà, la zia, la nonna, il cane, il gatto più o meno mi dicono, ah, dai figlio mio, sono contento di te, no? E preso 6,5, dai bravo, perché che se ne frega, no? Papà, ho fatto un gol in rovesciata, non stavo sul campetto, ma dai, grande, vai mio piccolo Cristiano Ronaldo, cioè non è che se gli dici mio piccolo Cristiano Ronaldo poi mi cresce un narcisista che è convinto di essere Cristiano Ronaldo, mi cresce un bambino che fa lo sbruffoncello, è contento eccetera eccetera, gli altri bambini uguale, però si gioca pari sul livello dell'autostima, stai tranquillo, narcisista non ce l'ha sta roba, no? Gol in rovesciata, che me frega, allena di 12 ore al giorno come il padre di Agassi, perché devi vincere le Olimpiadi, poi le ha vinte lo stesso, ma poraccio che vita che ha fatto, a parte i miliardi che ha guadagnato, no? Open di Andrea Agassi, stupendo. Desiderate essere autonomi e l'altro vi dice no, non va bene, stai a perdere tempo, quello che fai non vale niente, quello che fai è una cosa stupida, quello che fai mi lascia solo, mi abbandona, mi fa soffrire, ok? Il narcisista sta male perché nel corso della vita ha sedimentato queste previsioni, ha sedimentato queste aspettative, entra in relazione guidato da questi schemi, entra in relazione guidato da questi fantasmi. Quindi gli è impossibile quasi vedere gli altri nella loro ricchezza di sfumature, articolazione, nel loro essere variopinti. Se volete curare il narcisista, dovete relazionarvi. Vogliamo sentire proprio questo. Dovete relazionarvi in maniera che il narcisista sappia, capisca che per voi è importante dargli una speranza di realizzare questi bisogni primari, ok? Quindi non devono sentire che devono diventare meno arroganti o meno ambiziosi o essere più carini, gentili e comprensibili nei confronti degli altri. Devono essere aiutati a capire che se sperimentano un momento di sofferenza, un momento di slancio, un momento di vitalità, un momento di gioco, un momento di fallimento, un momento di sconfitta, la loro esperienza interna ha ancora un senso. Quindi il narcisista deve non essere curato per farlo diventare più empatico.
Ok? Questo è un antiscopo. Terapeuta deve non avercelo. Non devono diventare delle persone umanamente migliori. Non deve essere uno scopo del terapeuta. Lo scopo del terapeuta è quello di farli sentire umani, cioè di far sentire che la loro esperienza interna ha un senso. L'effetto collaterale del fare sentire che la loro esperienza interna ha un senso sarà che gli si apre il cervello e cominciano a vedere gli altri. Cominciano a vedere che gli altri non sono quei fantasmi preoccupanti, minacciosi, sprezzanti, svalutanti, sofferenti, disinteressati, con i quali giorno dopo giorno della loro vita si relazionano. Questo innanzitutto richiede ovviamente uno shift dell'attenzione del terapeuta. Ok? Quindi il terapeuta deve non focalizzarsi sulle manifestazioni più clamorose del narcisista, che sono disprezzo, svalutazione, aggressività, arroganza. Quelli non ci riguardano, li metteremo a posto per quello che sono: meccanismi secondari, meccanismi di gestione del dolore, nient'altro che quello. Mentre invece sarà nucleare riuscire a portare il narcisista sul piano della riattivazione dell'agency, sulla riattivazione del sistema esploratorio, cioè sentire che la loro azione generata dall'interno è finalizzata alla realizzazione di scopi non grandiosi, c'ha un senso, cioè in altre parole che la loro vita funziona meglio, questo un po' lo dico sempre, mi piace, se sono guidati dal piacere sensoriale della vita, dal gusto di correre con gli amici sul campo di calcio, dal gusto di impastare la pasta fatta in casa e di cucinare la cenetta per gli amici, okay? Dal piacere di andare a fare una passeggiata sul lungomare, al tramonto, con la vostra ragazza, con il vostro compagno, invece che passare la vita a fare Rocky che sale la scalinata per vincere il campionato del mondo. No? Film un po' datato, ma spero che l'abbiate visto. No? Poi si fa sempre il tempo a colmare le lacune culturali, per carità. Allora, sto riuscendo a darvi un quadro di cosa ci serve nell'impatto con narcisista e cosa invece è meglio non coltivare? Cioè, vi state là? Cioè, sto dipingendovi il narcisista e anche come un po' relazionarci, sì. Sì. No, va bene come, volevo solo dirti, puoi andare avanti oltre le 4:30 perché si sono liberate le aule. Mi sembra che la direzione ce l'hai già da solo, quindi. Ma poi se fai delle domande cattivissime, per me. Tra un po' devo andare, stiamo facendo. Magari te le faccio in anticipo e poi dopo. Poi rispondo. Così puoi insultarmi in mia assenza. Però in diretta sì, ce l'ho per via. Prendere il compagno. No, è molto chiaro, hai descritto il narcisista, adesso stai facendo il trattamento, quindi penso che dopo poi dirai un po' anche il senso del libro, perché a differenza di altri libri più tecnici tuoi, questo invece vuole essere più aperto al pubblico non tecnico, ma comunque l'unica cosa che volevo dire è che questa raccomandazione a non voler essere accuditivi può essere... Non è affatto una domanda cattiva, anzi, credo che vada incontro al mio sforzo culturale di diffondere un maggiore livello tecnico nel cognitivismo italiano, in cui appunto prima di essere accuditivi, stare accanto proprio al momento tecnico, che poi chiaramente alcuni accorgimenti tecnici però vanno meglio per gli ansiosi, altri per i narcisisti, questo è a sua volta appunto un problema tecnico. Quindi ti lascio proseguire, se mi viene in mente una domanda cattiva poi torno qua e traverso. Allora, quindi, grazie Giovanni.
grazie soprattutto per l'invito poi, è veramente una bella occasione. Allora, la prima cosa, quindi in qualche modo, che noi vogliamo riaccendere nel narcisista è il sistema esploratorio, la curiosità, una visione del mondo in cui il mondo, la vita vale la pena di essere vissuta, non perché raggiungi il top, che tanto quello non basta mai, ma perché la vita ha una sensorialità, una sensualità, una è interessante nell'atto di affrontarla. Ho detto così, sembra anche un po' retorica, ma alla fine la terapia del narcisista quello è. Cioè deve avere il gusto di cucinare non perché vuoi vincere Masterchef, o perché vuoi aprire un ristorante stellato a fianco a quello di Cracco, magari, no, ma perché ti piace, perché ti diverte, perché quando senti il profumo del basilico, il profumo del finocchio selvatico, che bello, ti immagini gli amici che stanno a cena con te, no? A me piace cucinare, penso che questo si sia capito. Non è facile a raggiungere questa attitudine terapeutica. Non è facile per vari motivi. La prima è per una mancanza di concettualizzazione del narcisismo. Ok? Cioè nel senso che non sapete che certe cose non vanno fatte ed è bene farne altre. Ok? Quindi avete l'idea che il problema è l'autostima gonfiata e cercate di abbassare l'autostima. Questo è un errore da mancanza di conoscenza. Ok? Semplicemente avete letto il libro di Beck e Freeman, quello del 90, sulla terapia cognitiva dei disturbi di personalità e credete che quella sia la terapia dei disturbi di personalità. No, non è quella, semplicemente. Non c'è nessun bias cognitivo da correggere. Quindi questa è la prima cosa. E quella, ripeto, però, se uno sa cos'è il narcisismo in una visione oramai che, diciamo, comincia a nascere già da una quarantina d'anni, dagli scritti di Colt soprattutto, e già, questo ci aiuta. Poi però, il punto che anche se noi da terapeuti sappiamo che il narcisista è guidato dagli schemi che vi stavo portando adesso, soprattutto quelli, poi entra in seduta con noi e lo fa con un certo stile. Se nella concettualizzazione dell'esperienza narcisistica noi dobbiamo partire da desiderio, risposta dell'altro, sofferenza, quello che il narcisista ci porta nella relazione terapeutica è la risposta del sé alla risposta dell'altro, ovvero mi aspettavo che mi accudivi, m'hai ignorato, che faccio per gestire questo essere stato ignorato? Mi aspettavo di essere valorizzato, mi disprezzi, che faccio per gestire questo disprezzo? Mi aspettavo di essere supportato nella mia autonomia, mi ti presenti dominatore, manipolatore o sofferente, che faccio per gestire la mia reazione al tuo essere dominatore, manipolatore o sofferente? Allora, questa roba qui sono meccanismi di coping, ok? Sono meccanismi protettivi, chiamateli come vi pare, no? Coping, mastery metacognitiva, difese se avete un background psicoanalitico, no? Questi meccanismi di coping sono quello che del narcisista affiora nella relazione interpersonale, ok? Cioè, come ve l'ho fatta io, come ve li ho descritti, è già perché abbiamo, come dire, avuto un insight nel loro meccanismo di funzionamento e negli schemi che li guidano, ma il punto è che da terapeuta questi schemi non li vedete. Quello che vi arriva addosso sono i modi in cui il narcisista gestisce gli schemi, o meglio quella parte dello schema che è la risposta del sé e la risposta dell'altro. I guai, i casini, la parte più disfunzionale e anche sgradevole dal punto di vista relazionale sta lì, in quello che i narcisisti fanno per gestire la sofferenza, e il terapeuta quella roba si trova nella stanza e quella non è piacevole, perché il narcisista per gestire la sofferenza dovuta
dalle previsioni che l'altro non supporterà i desideri che abbiamo adesso descritto, avrà bisogno di utilizzare dei meccanismi di protezione. Che meccanismi di protezione mette in atto il narcisista? Niente di simpatico. Mi sento disprezzato. Come reagisco? Aggredisco. Se va bene, aggredisco. Perché dico se va bene, aggredisco? Perché se ti aggredisco vuol dire che non sto soccombendo. Ti aggredisco perché? Perché penso che quella tua svalutazione sia ingiusta. Quindi la reazione aggressiva in realtà, anche se è dal punto di vista realistico, tra virgolette, di un danno bestiale nelle relazioni, in realtà ancora un po' sia ancora una parte sana. Cioè io desidero essere apprezzato, sento di avere valore, mi tratti come un deficiente, te ce mando. Te ce mando, devo tradurlo domani, no? Va bene così. Quello che arriva al terapeuta è te ce mando. E se voi però andate a curare il te ce mando, che state facendo? Adesso guardate, mo' detta così, fa pure ridere, ma c'è un sacco di terapeuti che fanno delle boiate pazzesche a questo livello per errore della concettualizzazione del caso. Perché? Perché il comportamento te ce mando significa arroganza, rabbia, mancato rispetto degli altri, disprezzo, a tratti anche aggressività e violenza. Ok? Tutta roba brutta, tutta roba che da clinico non è che siamo così felici di testimoniare. Ok? Ma se noi diciamo, quindi caro signore, cara signora, lei c'ha un problema di regolazione della rabbia, c'ha un problema di regolazione di mancata regolazione dell'aggressività, ha un problema di difficoltà a rispettare i limiti degli altri, ha un problema di controllo degli impulsi, no? Dovremmo rendere questo il nostro obiettivo di trattamento. Magari il paziente è venuto in terapia perché quello gli hanno detto: guarda, io ho mia moglie che mi ha detto che sono troppo aggressivo, mi devo fare curare. È vero, caro signore, lei è proprio troppo aggressivo, però che bello, che fortuna che se ne renda conto, facciamo un piano per ridurre l'aggressività, per migliorare la regolazione emotiva. Posso dire una cosa proprio antipaticissima, magari ci avete avuto proprio un corso di DBT che vi ha preso quel giorno, cioè una portata di DBT che quel giorno è passata per Milano, no? Cioè, a casa mia c'è lo scirocco, ogni tanto passa la DBT, no? Quindi l'obiettivo della terapia è la regolazione emotiva, no? E dice: no, dobbiamo ridurre la rabbia. Che gli state facendo? Ma adesso la DBT è un modello eccezionale, ma adesso, al di là dell'ironia, che gli state facendo? Gli state, no, non gli state aumentando le difese, gli state minacciando i meccanismi protettivi. Cioè, immaginate i film di supereroi, no? Cioè, togliete lo scudo a Capitan America, la Batmoto a Batman, il martello a Thor, a parte il simbolo fallico, ma che pure poi potrebbe prenderla male, sentirsi un po' umiliato, lo scudo a Capitan America, oh, i poteri magici a Doctor Strange, l'armatura ad Iron Man, poi gli arrivano i super cattivi e che fanno? Ci pigliano una sfraganata di mazzate. Per cui, ah, sai, tu ti credi un supereroe, però forse dovresti buttare giù l'armatura. Aspetta un attimo, scusa, un momento. Pieno di supercriminali là fuori, no? Che vuoi da me? Bzzz. Ti blasto con raggio distruttore, insomma, con raggio repulsore, perdonatemi, dobbiamo essere filologici. Chiaro? Quindi voi pensate che state facendo una cosa buona, magari il paziente stesso ve lo chiede, e gli state dicendo: fai male a proteggerti. Risultato: terapia iatrogena. Ok? Dice: ho capito, quindi vuoi che i narcisisti continuano a maltrattare le persone che ci hanno intorno? No, nel modo più assoluto no. Voglio fare in maniera che smettano di essere maltrattanti verso gli altri nel tempo più veloce possibile, ma facendo le cose giuste. Io sono qui alle 5, credo che tu alle 5 sarai ancora nel pieno. Vediamo, vediamo.
Quindi, dipende da loro. Ti faccio una domanda cattiva. Perfetto. Tanto voi intanto fate domande cattive voi. Ditevi a vicenda. Allora, quindi in qualche modo, come istinto più naturale, vi viene di lavorare sui meccanismi di coping, perché contengono tutti i problemi interpersonali. Comunque, paziente desidera essere apprezzato, l'altro disprezza. Reazione: o ti incazzi, meno male, viene ancora da dire, oppure piange nel narcisista, queste cose qua non le fa, per carità, non si mostra la vulnerabilità, ti chiudi e ti spegni, ti butti giù, credi che quel disprezzo che ti sta portando la figura genitoriale sia meritato, c'ha ragione, e quindi mi sta dicendo che sono un deficiente e io sono un deficiente. Se io penso che c'è ragione a pensare che sono un deficiente, che faccio? Mi abbatto, mi deprimo e mi spengo, mi disattivo. Ok? E questa è una. Desidero essere accudito. L'altro mi ignora. Che faccio? Mi arrabbio è una possibilità. Mi arrangio che significa? Tu continui a essere raccomandato, ti ricordo, eh? Desidero essere accudito, un altro mi ignora, che faccio? Protesto. Protesto e l'altro si incazza. Oppure mi ignora ancora di più. Mi curo da solo. Sì, prima mi curo da solo. Ma soprattutto, sì, mi cura da solo, assolutamente sì, marangio sarebbe, no? Marangio con una R solo, ci tengo a precisare, cioè scientificamente non è marangio, è marangio. No? Allora. Mi allontano e la prossima volta che ho un dolore che faccio? Lo manifesto? No. No? Non te lo dico più. Non te lo dico più. Ma non solo non te lo dico più, mi alleno a non esprimerlo, mi alleno a non sperimentarlo e lentamente, anno dopo anno, disimparo a sentirlo. Perché? Perché tanto se io ce l'ho, chi mi ascolta? Guardate, poche volte nella vita vi dico quanto è importante l'attaccamento, perché tanto c'è sta già Liotti che lo dice per gli altri, no, grande lezione, per carità. Sto male, bambino piccolo, 3 anni, si sveglia nel corso della notte, piange, che è successo? Amore, che c'hai? Che c'è? Comincia a capire, vedi, spaventato, ho fatto amore, mi hai fatto un incubino, fatto. Sì. No. Fatto. E che ti sei sognato? E ti dice il sogno, fatto amore, non c'è paura, allora amore, no, c'è paura che c'è il mostro nella stanza sotto a me, sì. Vieni amore, fatto no, vieni amore, adesso papà ti accudisce, papà, fatto amore, accendiamo la luce. Che succede? In tutto sto teatrino che vi sto facendo, sostanzialmente il bambino impara che quella sensazione si chiama paura, che quella sensazione è normale, che quella sensazione è modulabile, perché mamma, papà, la figura d'attaccamento te l'ha accolta, te l'ha nominata, te l'ha accettata, ti ha tranquillizzato e te l'ha regolata e ti ha aiutato a dire che forse quell'emozione ti porta a un contenuto che non corrisponde alla realtà. Per cui la prossima volta che c'hai paura, sai dire c'ho paura, mi dai una mano? No? Così impari. Ma se tu c'hai l'incubino, vai dalla mamma e la mamma ti guarda, che c'è? Andiamo a letto, no? Sì, ma c'è una cosa brutta addosso. No, non perdere tempo, non mi fai nervosire. No? Non sai che si chiama paura.
sai che è una cosa brutta, sai che a mamma gli fa un po' schifo sta roba, ok? Non sai come te può passare, no? Rimane una roba brutta addosso, più o meno senza nome, più o meno senza soluzione, no? Ti impari a gestirsela da sola. La prossima volta che c'hai quella roba là addosso, da mamma non ci vai. Quando c'hai 25 anni e ti piglia paura per una qualsiasi cosa, a quel punto che c'hai una roba addosso è traduzione italiana di arousal indifferenziato, attivazione neurovegetativa alla quale il soggetto non riesce a dare un'etichetta emozionale. L'ho detta carina così? Sembrava una cosa quasi scientifica? Quella roba là. Non c'è possibilità anticipatoria di chiedere conforto a uno della relazione, che ti succede, ti rimane la rausa all'alto. C'hai 32 anni, c'hai 37 anni, ce n'hai 45, no? Ti sale la rausa, all'altro non c'ha senso chiedere aiuto perché tanto l'altro ti ignora. Quella rausa, che succede? Come affiora la mente? C'ho un'attivazione neurovegetativa addosso, che ci faccio? Mi angoscio, ho una malattia somatica, vado dal medico, mi piglia l'ipocondria, oppure no, c'ho l'ANA, ho capito che si chiama ansia, che farmaci mi danno? Oppure ho capito che c'ho sta tensione addosso, come si risolve la tensione psicosomatica? Una soluzione quasi adattiva? Ragazzi, vi drogate! Ma santo Dio, cioè le cose buone della vita, vi drogate, c'avete l'attivazione neurovegetativa, arousal indifferenziato, venerdì sera bevi, no? Normale, ti fai una pera, t'ammazzi di carne, cioè tutte soluzioni, mi sono ricordate, soluzioni semi-adattive si possono chiamare. No, ma sto cazzeggiando, cioè adesso non è quello che penso, spero di non essere, come dire, non è esperienza personale, quindi tenevo. Utilizzi una regolazione che va direttamente sul livello corporeo. Qualcuno l'ha detto, dalle retrovie vai a correre. Sì, assolutamente, fai esercizio fisico per calmare la tensione, ma a parte che la chiami tensione, nervosismo, irritazione, irrequietezza, fastidio, no? Malumore, ma non vai oltre. C'ho una cosa che mi dà, cioè sto male, vado a fare un ammazzo di palestra, no? Ma ammazzo di Tinder, pure quello, no? Dipendenze compulsive, nel senso di Tinder, quello, insomma. Mangio, assolutamente, c'è tutta regolazione somatica, no? Molto spesso il narcisista viene, quello me l'ha, guardate, ho visto recentemente, stavo tra l'altro a Milano per una lezione, mi è capitato di vedere 10 minuti prima di uscire un programma, mi pare su Italia 1, stavano facendo sta roba, adesso non so se l'avete letto, sentito qualche cosa, su questa roba agghiacciante che sono i chemsex, no? Chemsex sono praticamente delle orge devastanti, no? Prevalentemente a orientamento omosessuale maschile, ma non solo. Significa che praticamente ci sono questi festini in cui ti fai di qualsiasi cosa intendo psicostimolanti, ecstasy, cocaina, farmaci antiretrovirali come prevenzione dell'AIDS, perché è tutta roba fatta senza precauzioni, infatti si scambiano una quantità di malattie che Dio solo lo sa, no? Poi parlavo pure con una collega infettivologa, mi ha detto che molti, per esempio, il giorno dopo vanno tranquillamente direttamente a prendere i farmaci del giorno dopo. Cioè prima si sfondano di tutto, no? E poi si vanno a prendere medicina a spese dello Stato, per inciso. Quella è una fantastica modalità di regolazione della rausa di tipo narcisistico. No, ho visto che era uno di una specie di giornalista, almeno sedicente, che diceva, ma non c'è niente che fa paura a quelli che... in quelli che fanno questo tipo di esperienze. Io guardo, l'unica paura che ho è quella di morire di noia. Ah, capito? Allora, ripeto, non ce l'hai il linguaggio per
esprimere quel dolore. Per cui mette in atto tutti i meccanismi di gestione sopra elencati. Il narcisista deve diventare bianco con quei meccanismi di gestione e ti si ghiaccia il sangue a sentirli, no? Un paziente che ho descritto non in questo libro ma nel manuale di terapia metacognitiva interpersonale di disturbi di personalità seguito da mia collega, lui praticamente è andato in terapia che soffriva di iperesercizio compulsivo, cioè si allenava 3-4 volte a settimana in palestra con un workout molto hard, molto tosto, era uno allenatissimo, e la collega che lo seguiva in terapia era preoccupata per la sua salute fisica, cioè un livello di allenamento che l'avrebbe portato a farsi male. Ha provato qualche volta a dire: guardi, però sono preoccupata per la sua salute, perché lei, e lui si incazzava come una bestia. Perché? Perché quel meccanismo di regolazione dell'arousal attraverso l'esercizio fisico era indispensabile, sia per regolare la tensione, sia per antidoto allo stato intollerabile di vulnerabilità. Per un paziente narcisista è paranoide per inciso. Allora, si attiva l'attaccamento, l'altro non si rifila, si incazzano, protestano, si chiudono, diventano autonomi, regolano i problemi attraverso meccanismi primitivi che però non includono la manifestazione del dolore all'altro. Desiderano essere apprezzati, l'altro o li svaluta o li pompa, se li pompa va tutto bene finché dura, se li svaluta o si smontano e si spengono o si incazzano. Se si incazzano il terapeuta non è felice. Se si guardate l'esperienza, una delle esperienze, una delle due o tre esperienze più devastanti che può avere un terapeuta durante la sua professione è quella di un narcisista al quale si sgonfia l'autostima. È un'esperienza terrificante, perché una volta che gli si sgonfia l'autostima si deprime, ma non è la depressione del depresso, perché al depresso gli fai l'attivazione comportamentale, cioè batta a fare una passeggiata. Il narcisista è depresso, ma è depresso dal narcisista, quindi qualunque roba gli proponete per riattivarlo gli fa serenamente schifo, per cui non si impegnano in niente, andate a finire in una palude nera che neanche il viaggio di Gilgamesh. Ogni tanto faccio una meditazione, no, meno lucidezza, vado, mi elevo sopra la valore vitale. Allora, se io desidero essere autonomo e l'altro mi invalida o soffre, che faccio? Mi smonto, mi blocco, oppure che faccio? Tanto per cambiare, mi incazzo, aggredisco per rimuovere l'ostacolo. Vedete che in qualche modo una modalità di reazione, quindi uno degli aspetti della risposta del sé alla risposta dell'altro, tipica del narcisista, è la rabbia. Ma il punto è che la rabbia è un meccanismo estremamente costoso, cioè dovete reggere la tensione, no? E i narcisisti a reggere la tensione non sono così bravi come i borderline. Borderline hanno un sistema temperamentale più vispo, cioè si incazzano meglio, sono più bravi, reggono di più, no? Fa più casino, menano, tirano i piatti, cioè gente che ci sa fare. Narcisisti non la reggono la tensione, per cui dopo che si è arrivato all'acme dello scontro, il narcisista comunque sta fronteggiando un altro che gli offre queste rappresentazioni negative. Qual è il modo migliore per proteggersi dall'altro frustrante? La chiusura. La chiusura relazionale. Meccanismo preferito dal narcisista per gestire il dolore, lo stress, la sofferenza proveniente dalle relazioni interpersonali è la chiusura.
la specialità del narcisismo, del narcisista, del sisma narcisistico, questa, direi, i miei vecchi terapeuti lacaniani avrebbero potuto fare un gioco di parole del genere, il terremoto del narcisista, altrimenti detto narcisismo, è un lapsus alla fine, perdonatevi, è chiudersi la porta dietro le spalle, ok? È un meccanismo protettivo fantastico. Ora, dritta di tipo clinico, la parte del disturbo narcisistico che curate con meno successo, cioè tendenzialmente se sapete fare le cose giuste, la terapia con narcisista può essere da efficace a molto efficace. Alcuni li aggiustate proprio, diventano delle brave persone, per dirla in maniera semplice. Ma quello che veramente riesce con difficoltà, e solo con alcuni pazienti, è farli stare all'interno di una relazione affettiva stabile, contenti di starci. Ok? Cioè lì c'è proprio una sorta di danno primario strutturale. Ok? Quindi, per le donne in sala che hanno avuto, hanno o pianificano di avere un fidanzato, compagno, marito narcisista, soprattutto a quelle che attualmente hanno affari sentimentali con qualcuno a forma di narcisista, lasciate perdere, no? Proprio consiglia che dritta mi ha dato Giancarlo Di Maggio durante, lasciate perdere, no? Non li cambiate, cioè, ma è stato infedele, capito? Però è stato, no, non è che è stato un caso, è proprio, funzionano così, perché è mignore, sì, è freddo e va bene così, no? Poi se si cura benissimo in tanti altri aspetti, la chiusura relazionale tendenzialmente la mantengono, ok? Cioè sanno che è un problema, ma alla fine un po' non riescono a scardinarla completamente. Allora, dicevamo, vi trovate di fronte quindi pazienti arrabbiati, combattivi, sprezzanti, chiusi, distanti, che fanno delle robe fuori di testa per placare il dolore, no? Drogarsi, disturbi alimentari. Voi immaginate una narcisista donna, 25 anni, che passa da via Monte Napoleone e ne esce che ha 42 kg. No? Entri che sei ragazza di 17 anni e pesi 55, ne esci che ce n'hai 20 e ne pesi 42. C'è un disturbo alimentare. Perché? Perché essere magra è figo. Okay? Ed è un disturbo, un'anoressia di stampo narcisistico, ok? Ed è coping, ok? Non è l'anoressia il problema fino a che non ti ammazza, ovviamente, è la cura dell'immagine negativa di sé. Quindi vi trovate da terapeuti tutta sta roba, vi trovate da terapeuti pazienti che vi trattano in quel modo, vi disprezzano, vi tengono a distanza, non si fidano, non vi manifestano la sofferenza, non si capisce proprio di che parlano perché ovviamente si sono persi in intellettualizzazioni, astrazioni, o vi idealizzano perché ovviamente non possono andare da un terapeuta così, devono andare dal terapeuta più figo, più figa del mondo. Ok? Questo è quello che vi si presenta addosso. Ok? Tutta roba che dovete gestire è la regolazione della relazione terapeutica. Ok? Quindi, se da terapeuti sappiamo che quello che dobbiamo fare è aiutare questi pazienti a fondare il senso di sé sulla base di, come dire, una motivazione non agonistica, ma di sensorialità della vita, di riattivazione dell'agency, di riattivazione del sistema esploratorio, nella relazione terapeutica vi trovate catapultati, sprofondati all'interno di pattern relazionali reciproci, altrimenti detti cicli interpersonali, carichi di agonismo, di distanza reciproca o di idealizzazione reciproca. Ok? Ci state dentro. Che significa? Che il paziente vi svaluta, vi testa, vi sfida, vi tiene a distanza, vi ignora,
viene in terapia, non si capisce se è coinvolto o meno, oppure prova a sedurvi. Tutta sta roba qui. Ok? Come rispondiamo a tutte queste cose? Perché il modo in cui relazionalmente rispondiamo a questi stili di comunicazione narcisistici ha un impatto decisivo sul fatto che la terapia andrà avanti o meno. Ok? Allora, non so se è chiaro il quadro, cioè quelli sono gli schemi e quello è come voi ci cascate dentro. Come si gestiscono questi problemi del terapeuta di fronte al narcisista? Poi volete chiamarli cicli interpersonali, volete chiamarli aspetti controtrasferali, volete chiamarli aspetti di transfer reciproco, aspetti di coinvolgimento nella matrice relazionale, chiamateli come pare. Ma quello che resta è che il terapeuta dentro la terapia con il narcisista ci sta con la propria soggettività attivato secondo determinate modalità innescate dallo stile di comportamento narcisistico. L'ho detto che si capisce con un capo e una coda? Se no, chiedete, correggete, fate domande. Ok? Cioè, il narcisista vi butta là dentro. Il narcisista vi ci butta. Il modo in cui ci cascate è il vostro. Ok? Non sta scritto nel manuale. Sta scritto un po' nel manuale, un po' sta scritto nella vostra storia di vita. Che si fa? Come gestite sta roba? Cosa conviene fare con il narcisista? Cosa conviene non fare? Cosa va evitato come la peste? Conviene presentare un po' più idonisti per quello che riguarda il piacere vero e quello delle loro ambizioni. Assolutamente sì, idonisti, non idonisti, no? Non è idonisti, ma è, come dire, in contatto con la. Assolutamente, se vuoi dire che la vita ha una sua sensualità, una sua curiosità, una sua sensualità, sì, assolutamente, però questo non, come dire, è l'obiettivo del terapeuta. Quello che vi sto chiedendo adesso è come c'entrate voi con tutte le scarpe. Cioè voi entrate in terapia con il narcisista, con terapia, col paziente che vi dice: ma ti ho capito, ma c'ha soltanto questo spazio a disposizione, cioè mi sta chiedendo 90 euro per una seduta. Ho fatto sì, ancora era l'appuntamento alle 4, ho preso le 4 e mezza e cominciamo, no? Capito? Oppure sento un attimo, scusi, signorina, no, no, a me non mi chiamo signorina, però capiva Chiara, lo so, chiamo signorina, giustamente, no? Senta, dottoressa, scusi, ma lei è giovane, ci possiamo dare del tu, vero? No, no? Però te lo dico. Sì, però no? Secondo me ci vuole una certa rigidità con loro. Aspetta un attimo, questo per esempio è un ottimo modo per creare un ciclo interpersonale negativo. Come ti permetti di trattarmi così? Tu ci stai provando con me, ti faccio un culo così. No, no, però mettere un attimo dei paletti, sì. Sì, un attimo, però se gli metti il paletto nel modo in cui gli hai detto, questo qua, te ce manda, capito? Oppure ci prova a maggior ragione, proprio perché gli hai risposto rigidamente, cioè diventa proprio una questione di sfida. No, ah sì, sta qua, non te faccio vedere io. No? Relazioni pericolose, no? Cioè, chi mi vado a beccare, no? Madame de Tourbeille, cioè quella proprio, capito, bella, bellissima, Michelle Pfeiffer, però pia, sposatissima, religiosa, casta, no? E io là devo andare a rompere le scatole, perché? Perché mi dà più gusto, perché altrimenti è troppo facile, no? Terapeuta rigido, il paziente dice, ma te faccio vedere io, no? Allora, una delle modalità, come sono? Sto cazzeggiando, per quello che si capisca, con cui rispondiamo a questi comportamenti è, avete sentito nel tono di voce della collega, la sfida, il ristabilire il rango, tu sei al posto tuo, ti faccio vedere io, si è attivata la competizione, si parte da lì, si finisce la guerra di Roses, no? Matematico. Questo già abbiamo, come dire, simulato una delle cose da non fare, cioè rispondere in maniera agonistica ristabilendo i ruoli. Vince il narcisista, lasciate perdere. Perché? Perché è un meccanismo primitivo, primordiale, protettivo, animalesco. Cioè, se cominciano ad entrare nel rango e voi volete vincere, siete fottuti voi, per definizione. Non li aiutate, vi fate male e gli fate del male, questa è la cosa peggiore. No? Quindi questo no. Cioè, non bisogna ristabilire il ruolo. Ok?
cioè la risposta lei non sa chi sono io non funziona. Poi non significa, cioè, significa quello che dici in realtà è verissimo, cioè lo stabilire i confini a rispetto personale assolutamente sì va fatto, però va fatto in un certo modo. Lavoriamo, troviamo una mediazione. Cioè, come ti ho chiesto di uscire e mi stai dicendo che collaboriamo? No, scusa. L'orario, adesso noi stavo su chiusa la parte del corteggiamento. Collaboriamo, troviamo una mediazione? Sì, come dire, teoricamente sì, poi bisogna vedere come riusciamo a farlo, eh? Assolutamente. Sì. Ti esplicito quello che sta avvenendo, quindi il ciclo interpersonale che si è attivato tra di noi e ti spiego come fare insieme per uscire. Per esempio, che gli dici? Che valido il fatto che lui abbia fatto, magari abbia avuto degli atteggiamenti nei confronti. Per esempio, cosa gli valido? Che, non so, sono... Grazie perché grazie, fa piacere che lei mi stimi, mi apprezzi e sono molto contenta che lei mi stia dicendo queste cose se me le esplicita. Però questo è uno schema che come in altri contesti si sta attivando di nuovo anche in terapia. Come se come aspetta, il paziente che ti ha detto? Non so, magari posso darle del tu, magari. Del giovane io vedo del tu, io voglio venire solo da lei come terapeuta perché mi piace lei, non nessun altro. Lei scusa, io ti ho detto, che sei giovane e carina e tu mi dici che è uno schema. Io ci rimango un po' male, ci rimango. Però io glielo spiego che schema è. E a me ci rimango male lo stesso. No, io già capo, io narcisista. Le due cose non si equivalgono, ci tengo per esempio. Va bene che puoi rimanerci male, ma in quel contesto lì possiamo accogliere. Perfetto, sentite una cosa soltanto, adesso stiamo facendo un gioco, cioè oltretutto le cose che state dicendo sono sensate, valide e utili per il ragionamento. Adesso è chiaro che non ho il tempo di fare tutto quanto un lavoro di supervisione, quindi magari ci gioco sopra, scherzo, spicchio, ma insomma spero che passi il più totale rispetto in quello che state dicendo. Cioè, non sto dicendo sciocchezze, sto facendo delle specie di simulazioni, ma veramente per il gusto del cazzeggio, sugli effetti che avrebbe un certo tipo di intervento sul narcisista, no? Ok? Allora, quello che stai portando tu non è che è sbagliato, ma gli stai portando un'istanza psicoeducazionale. Cioè gli stai dicendo, tu mi stai portando un problema nella relazione e io sto dicendo, guarda, se sei tanto carino, ma questo qui non va bene e probabilmente riflette un funzionamento tuo che tutto sommato non è così sano. Quindi io ti ho portato un impulso relazionale e tu mi stai dicendo che sono malato e che non ce lo dovrei avere quel comportamento verso di te. Quindi t'ho criticato e rifiutato, no? Narcisista non va bene, bene, no? Che non significa che ti devi fare dare del tu e devi accettare il complimento, eh? Ok? Chiaro? Però il modo in cui lo riportiamo deve essere un pochino più, come dire. Diciamo una cosa. Il paziente ci dice, no, dottoressa, che cavolo sta lì? Ci sentiamo disprezzata, disprezzata, ok? Ci buttiamo giù, ci preoccupiamo, oppure ci irridiamo, ok? Si può sorridere e riportare tutto ad uno stato quasi di indifferenza, di scivolamento. Eh no, va affrontato perché sta succedendo qualcosa, c'è un sistema interpersonale che si è attivato. Se lui mi dice, guarda dottoressa, sono arrivato a mezz'ora dopo, io gli rispondo sorridendo, dicendo va bene, io infatti mezz'ora che la stavo aspettando, non ci sono problemi, guardi tra mezz'ora o la prossima seduta, la seduta finisce tra mezz'ora. Cioè, è questa la rigidità di... E il narcisista si sente respinto, probabilmente. E pazienza. No, pazienza, poi non si crea la relazione. Io dopo un'altra seduta, ed è oggettiva la cosa. Che è realistico, perché questo è oggettivo, il narcisista è il linguaggio oggettivo, lo conosce. La terapeuta gli sta dicendo, ti manda a quel paese, hai sbagliato ad arrivare tardi, non mi interessi oltre l'ora di lavoro. Allora vai da un collega che è meglio. Sono un po' narcisista. Eh? Ti posso spiegare magari come mi fa sentire su arrivare tardi, come sto io, terapeuta. Allora... il paziente arriva tardi, adesso abbiamo preso un esempio di quelli anche difficili da gestire. Il paziente arriva tardi, voi l'ora successiva ci avete un altro paziente difficile,
ok? E comunque vi sta girando le scatole perché è arrivato con mezz'ora di ritardo e si aspetta che la seduta durerà comunque quei 50, 55 minuti, 60 minuti, insomma, le fate lunghe. Io dico sempre 50 minuti perché voi avete bisogno di 10 minuti per gestire il debriefing, per gestire i casini precedenti, per farvi due chiacchiere con gli amici, con i colleghi in stanza, così vi rilassate un attimo. No, quindi 60 minuti tendenzialmente non va bene. Ci avete tutta quanta la pressione addosso. Il paziente arriva lì, capito, in ritardo, se ne fotte magari pure completamente, e c'è da dire un sacco di cose, no? E voi sapete che non avete un'ora a disposizione per il paziente, ok? D'accordo? E cominciate a pensare, adesso gli devo dire che non può fare 50 minuti di seduta. Se glielo dico, che impatto ha? Chi sono io per lui in quel momento? Cioè, dovete continuamente collocare la vostra azione in risposta al paziente all'interno di quali sono gli schemi interpersonali del paziente. Ok? Non esiste il principio di realtà. Il principio di realtà lo costruite, ma all'inizio non c'è. Lo dovete fondare. Ok? Per il paziente non c'è la cosa oggettiva, il terapeuta c'ha un'altra persona dopo di me. C'è il terapeuta mi sta rifiutando, respingendo, ignorando. Punto. Quella è l'unica verità esistente nella stanza. Ok? Che fate a quel punto? Non li fate stare un'ora. La prima volta li fate stare 10 minuti in più, sì. Ma gli cominciate a dire, senta un attimo, guardi, io purtroppo ho un problema, no? Purtroppo è arrivato tardi, mi rendo conto che sono successo un sacco di cose, no? E non potrò salutarla oltre quell'ora lì, no? Ok? Senta, ma che effetto le fa il fatto che le sto dicendo che comunque abbiamo meno tempo del solito a disposizione? Ok? Cioè, il vostro principio di realtà sta nel fatto che se arriva alle 4:30 voi comunque non chiudete oltre le 5:05, 5:10. Questo è un principio interno, ok? Che è la definizione del confine. Ma nella relazione interpersonale non gli dicete venuto di casa, devi arrivare puntuale altrimenti vaffanculo. Gli dite il fatto che io ti sto dicendo che ti devo salutare prima che tu abbia potuto esprimere quello che mi stai dicendo, che effetto ti fa? Chiaro? Perché arrivare in ritardo fa parte del coping disfunzionale, sentirsi rifiutato è lo schema nucleare. Chiaro? Allora io gestisco il coping disfunzionale mettendo il paletto sulla seduta, ma vado a lavorare assumendo che nella seduta ti si attiverà lo schema con la rappresentazione primaria del desiderio frustrato, okay? Cioè che tu vuoi essere ascoltato e il terapeuta ti sta dicendo no, ok? Se noi restiamo sul piano di realtà, il paziente è un cretino perché si aspetta che lo stiamo a sentire un'ora dopo essere arrivato in ritardo e averci pure mancato di rispetto. Sul piano degli schemi interpersonali, che è quello che ci interessa, il paziente è uno che ha un sacco di cose da dire e noi lo stiamo ignorando. Capito? Dobbiamo muoverci nella modalità come se. Detto, senta un attimo, quindi nel momento in cui io le dico che comunque oltre le 5:05, 5:10 non potrò farla stare, no? Lei si sente come? Oppure guardi, lei mi ha detto che vorrebbe che, capito, quella retina della sua compagna facesse questo e quest'altro. Ma visto che sono rimasto un po' perplesso, no? Cosa ha pensato in quel momento? Cioè, guardi, dottoressa, ho pensato che lei sia piuttosto moralista. Ah, caspita, quindi mi ha visto giudicante, moralista, e qua mi sta proprio il culo la pazza in quel momento, no? Capito? E poi però con tutta quella posizione mentalizzante che quella è, no? Ha fatto, aspetta un attimo, quindi, cioè, mi ha sentito moralista, giudicante, e questo come l'ha fatto sentire? Dice, mi ha fatto sentire che mi considera un po' stronzo. Che bello, aspetti un attimo, mi scusi. Questa sensazione di sentirsi, come dire, giudicato, inibito, trattato come uno stronzo sostanzialmente, no? Quindi con la mia attitudine un pochino ci si stava sentendo, fatto sì, ma adesso quanto è forte ancora? Cioè, no, guardi, mo che ne stiamo parlando un po' di meno. L'abbiamo modulata, perché? Perché non siete rimasti ancorati alla posizione di prima. Vi siete messi a interrogare il processo relazionale, voi stessi siete diventati oggetto di riflessione. Però se abbiamo mezz'ora, tutta la parte che c'è dopo, che riconosciamo, cioè, ma la domanda successiva, quando ti è capitato, mi racconti una volta in cui ti è capitato? La fate nella seduta successiva. Perché non c'è tempo. Non c'è tempo, certo, però l'avete registrato.
Ma pensate un attimo, un'altra volta lei si è portato questa sensazione di avere bisogno di essere ascoltato e che io l'ho messo in confine e non l'ho ascoltata, no? Alla fine è come se l'avessi respinta. Adesso guardi, mi dispiace perché no, ci sono comunque delle, proprio delle regole strutturali della seduta che in qualche modo vanno mantenute, che sono ritmo, puntualità, io comunque ho bisogno di tempo per pensare, voglio anche capire che le succede che una volta ad arrivare in ritardo, se questo si ripete, però mi rendo conto che le sia arrivata una cosa sgradevole. No, poi ci abbiamo ragionato, ho capito che non volevo essere giudicante, però quella sensazione lì adesso ce l'ha, no, tutto sommato mi sta un po' sulle scatole che mi sta a fare il sermone lo stesso, però no, un pochino lo posso sopportare. Fatto, dove ti porta? Hai in mente altri momenti della tua vita in cui avevi bisogno di essere ascoltato e l'altro invece di darti attenzione ti giudicava, ti criticava, eccetera 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 eccetera, ok? Lì passi dallo schema della relazione transferale, della relazione terapeutica, alle memorie associate. Quindi l'impatto del comportamento del paziente sulla relazione terapeutica diventa un episodio narrativo presente che ci serve come elemento per andare a evocare memorie associate che ci potrebbero portare poi piano piano, potrebbero portare il paziente a dire che a cavolo sta sensibilità mi sa che appartiene alla mia storia di vita. Forse è un'idea che ho nella testa. Ok? Però lui ti potrebbe anche rispondere, scusa. Perché mi sta a fare tutte queste domande? Io mica, cioè, c'è una sorta di inversione di ruoli in questo mentalizzare troppo, no? Sì. Lui potrebbe spiazzarti in questo modo, eh? Assolutamente, quindi senta sempre che questo che stiamo facendo adesso è inutile, è una perdita di tempo. Guardi, no, mi dispiace che abbia questa sensazione. Comunque, purtroppo, no, è chiaro che io non posso portare le sedute avanti oltre un certo tempo. Su questo dovete essere fermi dentro voi, non dovete spiegare al paziente. Cioè, il problema non è il paziente che deve rispettare il tempo, siete voi che al minuto 60, 65 durante le prime sedute, se proprio succede, vi alzate e lo mettete alla porta molto gentilmente. Cioè, questo è proprio la fermezza interna, ok? Quindi sente che in questo momento quello che sto dicendo è una perdita di tempo. D'accordo, senta, quindi c'è qualcos'altro che le preme dire, ok? Che cos'è? Di cosa vogliamo parlare? Quindi cercate di ristabilire un'alleanza rispetto ai compiti, rispetto allo scopo, o meglio, rispetto allo scopo e rispetto al compito. Ok, quello che stiamo facendo è una perdita di tempo, lo capisco, lo senti anche irritante. Va benissimo, capiamo insieme dove vogliamo portare questi 20 minuti che abbiamo a disposizione. Cioè, ti do il controllo della seduta che dura 20 minuti, capito? L'enfasi non è mi dispiace più di 20 minuti, non ti do. Puoi fare tutto quello che vuoi in questi 20 minuti. Cioè, anche una questione proprio di rapporto figura sfondo. Sentite, domanda: come vi sentite in questo esatto momento che stiamo disegnando questi scenari conflittuali in seduta? Che tipo di emozione ci avete? Che tipo di arousal? Sfidante. Sfidante? Rassicurante. Rassicurante. Cioè ti senti Cioè no, nel senso, io in questo momento mi sento rassicurato. Ah, tu ti senti rassicurato? Sì. Ah, vabbè, perfetto, quindi, ok. Cioè nel senso Sì. Cioè, si può, ok, quindi vedi, ti metti nella posizione del terapeuta che vuole imparare, cazzo, questo qua mi sta di qualcosa qui. Perfetto, quindi sei nella posizione del terapeuta che devi imparare. Sì, non nel piccolo. Non sei in seduta con il paziente, perfetto, ok. Ottimo però. Poi? Ansia, preoccupazione, chi che è curioso? Allora, le bugie non sono ammesse. No, sto scherzando, in che senso curiosità? Perfetto. Cosa, scusa? Non ansia, dico Sì. Ah, è già buono, ok. Quindi più o meno nella posizione sua, insomma, nel senso, che bello, sto imparando una roba che mi potrebbe essere utile. Perfetto, quindi anche tu sei un po' fuori dalla seduta in un certo senso, ma che bello, qui in classe si impara, poi i terapeuti affronteranno queste cose. No, ve lo dico perché per esempio mi rendo conto che io un po' mi stavo scaldando, cioè stavo in seduta con un paziente che mi stava, come dire, attaccando con questo stile. Quindi ho cominciato io a rendermi conto che mi sentivo sfidato, mi sentivo svalutato, mi sentivo sotto pressione e stavo cominciando a cercare di capire come modulare la mia risposta sotto pressione. Ok? Adesso non so a quanti di voi è successa una cosa del genere in questo momento, cioè quanti un pochino sono entrati in seduta con uno che ti dice: senti, scusami, me stai a far perdere tempo, no?
cioè sì, vabbè, le pippe, la psicologia, eccetera, eccetera, ma di che parliamo? No? Cioè non so quanti di voi sono entrati in seduta con uno che vi sta affrontando così, ok? L'altro giorno ho fatto la prima visita di un signore che era, sarebbe stato fatto la prima visita, lui aveva anche un disturbo bipolare 2, quindi tutto accelerato, nervosità, è entrato in seduta, ha fatto sì amore, perché adesso no, sì, sì, va bene amore, senti, adesso sarei andato dal dottore, no, perché devi fare questo e quest'altro, sì sì, perché poi devi spostare questo indirizzo, perché poi l'appuntamento è alle 5.45, perché fra 50 minuti, scusi, ma la seduta quanto dura? 50 minuti, fra un'ora, no, vabbè, fra 50 minuti, così, un carro armato, no? Cioè, aspetta, allora, ma scusi, ma che succede? No, perché comunque sono nervoso, perché mia moglie ha detto che mi incazzo tanto, ma che succede? No, perché il problema è sul lavoro, perché comunque la gente, vabbè, io sono molto attento al dress code, mentre invece da me, eccetera, eccetera, poi è successo questo, perché sono comportato in questa maniera, c'era questa promozione, però io davo fastidio al capo e quindi alla fine mi hanno fatto fuori, però io comunque c'ho un curriculum della Madonna. Poi guardi la mia rete di contatti su LinkedIn, sostanzialmente non c'era lavoro in rete su quadra da 6 mesi, però capito, c'aveva un curriculum infinito, fatto. E quindi io però quando sto così sto nervoso, fatto, ma in che senso nervoso? E no, vabbè, questo senso di irrequietezza, cosa, no, però adesso sto meglio, capito? Dice, no, perché poi il punto è che quando la gente mi dice così, mi scoccia, perché mi fanno sentire un cretino, tipo mio padre, non so, tipo, suo padre la fa sentire un cretino, no, vabbè, ma io a mio padre gli rispondo. Fatto, ma mi fa un esempio, no vabbè, perché comunque il rapporto poi con mio fratello, qualunque cosa mi diceva gli ripetevo pari pari quello che mi aveva detto, no vabbè, ma io non ho detto questo, no, figurati, no? Capito? Non era sprezzante, ma non me ne passava una, cioè mi diceva, no, perché io comunque un momento di sostanzialmente lei c'ha questo problema che dice che viene in terapia per la rabbia, però mi sembra di capire che lei si arrabbia quando si sente ferito, e questo più o meno ve lo dice lei, no? Ho fatto, no vabbè, ma io non è che proprio mi sento ferito, perché poi queste cose le aggiusto, perché io prima rispondevo incazzato, no? Ho fatto, per esempio, questa settimana mi è successa questa cosa qua, quindi questa settimana è successo, sì vabbè, ma ormai non è una cosa importante, non ne passava una, capito? Intervento del terapeuta, no? Ah vabbè, quindi in questo momento, quindi in effetti mi sembrava di aver capito che lei in certi momenti che si sente vulnerabile poi si incazza, però in questo momento mi sta dicendo che non è un problema così forte, giusto? Sì, sì, assolutamente. Senti un attimo, mi scusi, quindi se ho capito bene, lei mi chiede la terapia perché? Perché mi incazzo? No? Fatto bene, senti un attimo, è il gioco dell'oca, no? Che fa il terapeuta? Come ti senti? Frustrato. Sì. Perché ti senti frustrato? Perché il paziente ti fa capire che c'è una parte vulnerabile, ma non te la vuole svelare. Perché c'ha l'idea che se ti svela la parte vulnerabile sarà umiliato come lo umiliava il padre, no? Come ti senti di fronte a questo atteggiamento? Secondo voi come mi sentivo? Impotente. Impotente e in parte irritato. Cioè impotente perché non mi faceva muovere un dito. Irritato perché, ma porca miseria, me l'hai detto, mo mi dici no, ma ti stai a pigliare in giro, ok? Come ho gestito questa cosa interiormente? Cioè che cos'è che mi ha permesso di fare una prima seduta che poi ha portato il paziente a seguire i miei consigli di andare da un'altra collega di studio? Cioè qual è il passaggio interno che ho dovuto fare per rendere la relazione una relazione buona e che in quella seduta è stata minimamente efficace tanto da permettergli di accettare l'invio? Che significa accoglierlo? Devo modulare la mia reazione, non la sua. Cioè pensare io che c'è un deficit, no? Cosa? Pensare che lui comunque si trova in uno stato problematico non è, cioè io faccio proprio perché quello è il suo problema. Quindi questo mi fa modulare che sentimento in particolare? L'impotenza? No, aspetta un attimo, l'impotenza no. L'impotenza forse anche sì, però più facilmente vi incide sull'irritazione. Cioè non ce lo fa perché è cattivo, ma lo fa perché c'è un deficit. È vero, no? Perché è impotenza, perché questo è la prima seduta, cioè se già avessi capito come risolvere il problema non sarebbe là. Quindi che cosa riesco a dirmi? A dire io a me stesso, io a Giancarlo. Che comunque questa persona al momento, no, si trova in uno stato dove vuoi, cioè progressi sono da venire, quindi io riuscirò a muovere un dito quando pian pianino lui
sarà in grado di fare un uomo. E quest'ultima è una buona formulazione, perché in prima persona, io oggi non posso essere in grado di essere efficace, ok? Cioè riesco ad accedere al mio senso di impotenza e a non contrastarlo, ok? Riesco a convivere con la sensazione di inefficacia e salutare questa persona sapendo che un po' mi sentirò uno schifo, no? Perché quello che stavi dicendo prima è tutto sulla comprensione dell'altro, che è molto giusto, molto intelligente, molto razionale e giusto clinicamente, ma la mia sensazione di impotenza e di inefficacia non è una sensazione razionale, è un mio stato somatico affettivo cognitivo, somatico affettivo cognitivo, però corpo, emozione, mente, no? E io quello mi devo regolare. Allora la domanda è: Giancarlo, ma tu con la sensazione di impotenza e di inefficacia come ci campi? Risposta mia: malino, ok? Se a secondo quella sensazione che mi dice che devo funzionare non bene, devo funzionare super bene, devo essere efficace, ma tanto, e soprattutto non voglio restare paralizzato, perché altrimenti la do vinta a mia madre che come mi muovevo e come mi muovo mi cucina, no? Mia madre ha 79 anni, per carità, in questo momento si sta occupando dei miei figli, non l'ho mai uccisa in vita mia, ne sono prova le cronache nere che non mi hanno mai visto leccato tra i matricidi, no? Però mia madre, quando io sto in cucina, come metto il caffè sulla caffettiera già mi sta correggendo, no? Alla tenera età di 50 anni, no? Ok? Per cui quando un paziente non mi fa fare quello che io sento di dover fare, mi sembra mia madre che mi sta dicendo di usare l'altra caffettiera o di mettere la fiamma un po' più bassa o di utilizzare quell'altra zuccheriera oppure di usare quell'altro fornello oppure di non mettere l'olio in quella cosa oppure che l'aglio va schiacciato in quella madre. Vi state nervosendo? Io sì. Okay. Ecco, quello che sto facendo è quello che in qualche modo ci serve di fare da terapeuti. Cioè il paziente mi chiama in causa lì. Ma lì non è impotenza, ho fatto la cosa sbagliata. No, è pure impotenza, perché alla fine come la faccio? Cioè, sì, eppure no, ti ringrazio, ti prendo come terapeuta vicario, insomma, come dire, no? E da un lato c'è il senso di sbagliare sempre, ma c'è proprio la sensazione proprio di non avere il respiro di poter completare l'azione per come ti viene. Cioè, il punto che non è tanto che è sbagliato, il punto è che te la tolgono dalle mani, capito? Quella è la vera impotenza, quell'altra è la frustrazione che non va mai bene. Quello è sul rango, qui è proprio sull'agency, sul sistema autonomo. Cioè io il caffè lo voglio fare così, io il soffritto lo voglio fare così, io il vino rosso ce lo voglio mettere, punto. No? Chiaro? No? Significa che quella sensazione oramai ce l'ho addosso io, è mia, fa parte della mia storia, fa parte del mio corpo, me la devo regolare. Ok? Che ore sono, scusate? Ma Giovanni ci ha azzeccato, una volta ci ha azzeccato, eh? Cioè, porca miseria. Sentite, in effetti 2 ore che chiacchieriamo più o meno, ci fa... Volevo chiedere, ma... Lo vedete Giovanni? No, un po' tanto. Io volevo chiedere, quello che tu dicevi prima, lasciate stare i narcisisti, è perché comunque una sana affettività non la riusciranno mai a trovare. Aspetta, lasciamo stare i narcisisti da che punto di vista? Aspetta, non lo so che l'ho detto io, però vuol dire in quale aspetto? Non lo so, perché io c'è tutto il filone psicoanalitico anche, no? I danni fondamentalmente proprio basilari del narcisismo, dove loro poi comunque, no, rilevano come poi la possibilità di amare, no, come può amare qualcuno. Non ce l'avranno mai, perché una ferita probabilmente ad uno stadio di sviluppo comunque precoce, e quindi loro dicono no. Allora riescono a stare sul, diciamo, sulla collaborazione. Allora guarda, un libro che per me è stato fondamentale è stato La guarigione del Selicoult del 77. Un testo, cioè un libro un po' più, come dire, ho scritto tardo, diciamo, di Colt, e ha detto una cosa che uno dei concetti sostanzialmente è che la terapia del narcisista finisce un po' prima di quando tu clinico vorresti, ma non significa che non sia stata efficace, ok? Cioè che li hai portati a fare quel pezzettino in più
di riparazione dei danni che hanno ricevuto e di miglioramento della qualità delle loro relazioni, un passettino in più di quando sono entrati in terapia. Poi ti sembra che comunque sono stato un archipezzo o sono delle persone incomplete, ma comunque gli hai fatto del bene, ok? E allora a me è stato fondamentale per cominciare a rendermi conto che un signore che ha fatto 3 terapie prima di me, durate 2 sedute e una, e con me è stato 6 mesi e poi se n'è andato, comunque gli ho fatto fare un pezzettino di strada in più. Cioè comunque sono riuscito a beccare delle cose e qualcosa gli ho dato. No? E quindi in generale la protezione attraverso l'uscita della relazione per i narcisisti è un meccanismo molto potente che in molti casi difficilmente riuscirete a aggiustare, ok? Cosa intendi per uscita dalla relazione, perché non vengono limitati? Significa che o rompono la relazione oppure restano nella relazione standoci freddi, distanti, annoiati. Sì, hanno una capacità di sperimentare e sostenere l'intimità limitata, ok? Però, per esempio, paziente mio, narcisista ad alto funzionamento, brillante, intelligente, è stata una terapia anche con vari aspetti, come dire, belli per me, finita la terapia un paio d'anni fa, lui è entrato in terapia, una delle cose che mi diceva, le mie relazioni sentimentali durano 3 anni e mezzo, perché io mi stufo, me ne vado o comunque non sono in grado di portarle avanti, ok? L'altro giorno mi ha mandato per WhatsApp una fotografia bellissima che lui ha scritto, lui, insomma, non vi dico il campo, comunque un libro che lui ha appena pubblicato con un editore anche importante nel suo campo specifico, e su questa copertina del libro c'era la manina del figlio che ha 5-6 mesi, una foto di una tenerezza ma pazzesca, proprio lo potete fare una cosa del genere. Devo dire che soprattutto sulla genitorialità i narcisisti gli tirate fuori delle cose stupende, cioè hanno un'intelligenza, una sensibilità, un'attenzione, una ricchezza di sfumature, una capacità di capire il figlio e di saperci giocare, rara, cioè col partner sentimentale di meno. Complicato, perché il partner comunque chiede altre cose, cioè comunque per il figlio si attiva proprio l'accudimento normale. Il partner più facilmente è comunque una figura che continuerà a incarnare fantasmi di trascuratezza, neglect, ostacolo. Guardate, uno degli schemi che fa più danno ai narcisisti nelle relazioni sentimentali è quando il partner è sofferente, perché gli attiva il senso di colpa, l'accudimento invertito. Cioè partner sofferente, narcisista, vede il veleno proprio, cioè vede l'ostacolo all'autonomia, voglio andare a iscrivermi all'università partendo da Via de Grasso arrivando a Milano Centrale, no, non puoi perché fai soffrire mamma, allora quando soffri a me mi stai facendo del male, e questo è una roba che è difficile che riesci a sistemare completamente. Poi molti narcisisti che ho avuto in terapia poi si sono sposati, hanno avuto figli, hanno avuto e hanno dei legami sentimentali stabili, solidi, cioè succede, insomma, è possibile. Molti non a stento riesce a fargli avere una relazione, insomma. Anche perché di solito si innesca anche tutto l'altro campo, un po' della seduttività continua, cioè il fatto di essere seduttivi in continuazione anche nella relazione. E quindi la caccia del gatto col topo, quando poi prende il topo non va bene perché ce l'ha, allora poi deve rinnescare un qualcosa che lo fa allontanare. Allora, questo è un meccanismo micidiale, sostanzialmente in realtà più che del narcisismo è un meccanismo di tipo istrionico, cioè l'aspetto istrionico del narcisista. Però quella seduttività compulsiva del narcisista è un pochino più afferrabile. Cioè nel senso che tu lo dici, un attimo, ma scusi, ma lei... adesso guardate, c'è un paziente che in realtà è un narcisista per modo di dire, nel senso molto dal funzionamento, è una brava persona, eccetera, eccetera. Praticamente viene in terapia perché ha avuto una relazione parallela di circa 5 anni, la moglie l'ha scoperto e ovviamente è successo il putiferio. E lui durante le prime sedute mi dice, no, perché poi comunque, cioè, preso un bel ragazzo assolutamente, io sono un bel ragazzo, lavoravo da solo in mezzo a 40 femmine. Cioè è una cosa di un gratificante pazzesco, ma te lo dice tutto quanto contento, soddisfatto, cosa. Poi c'avevo questa donna qui che era l'amante perfetta, cioè nel senso che era carina, bella, dolce, disponibile, stava al posto suo.
cioè proprio la perfezione dal punto di vista maschile proprio, cioè una donna che devo lei non rompere scatole, cioè è chiaro che poi è una specie che non è stata ancora inventata e questo dice che l'evoluzione ovviamente genera creature imperfette esatto, quindi comunque è una rappresentazione di tipo narcisistico, no? E morale, praticamente la relazione è finita e via dicendo, il punto è che adesso la moglie sta facendo l'inferno, non si fida di lui, ha dei meccanismi paranoici e le si era riattivata una roba che in realtà non era mai passata, che era un'anoressia, una bulimia, che era diventata una casa, cioè la moglie attualmente pesa tipo 40 kg, hanno due figli, no? Insomma, praticamente siamo andati a lavorare sugli schemi interpersonali, le origini, la madre critica, sprezzante, invalidante, la moglie che lo colpevolizzava, eccetera, eccetera. Morale ha detto, guarda, io adesso ho cominciato a capire, l'ultima seduta, io ho cominciato a capire a che è servita l'amante. Cioè, io non avevo la possibilità di staccarmi dal rapporto con mia moglie perché non mi sentivo in diritto di fare le mie cose. Non mi sentivo capace di superare il senso di colpa se faccio qualcosa per me invece di farlo per l'altro. Mi sono trovato in questa situazione che era gratificante, ma non avevo alcuna intenzione di lasciare mia moglie, no? Adesso di sedurre, conquistare, eccetera, eccetera, non gli importa assolutamente niente. Si dice a voce alta, mia moglie l'altra sera siamo stati a cena, a un certo punto l'ho vista che sparita, è stata in bagno a lungo, no, i figli non se ne sono accorti, poi sono andati a letto, quando siamo andati a letto con calma, gli faccio, senti, mamma mio, ma cioè, a cena ho visto che è stata fuori, è stata in bagno una mezz'oretta, non è che sei andata a vomitare? Sì. Tanto, e sente, come si sente rispetto a sua moglie che ha fatto sta cosa? Preoccupato, ok? Qui siamo fuori dal narcisismo. Prima è mia moglie mi dà delle sensazioni strane che poi mi attivano degli schemi che sono quelli di mamma, papà, eccetera, eccetera, e quindi a quel punto che faccio? Ho bisogno di un rinforzo per regolare il malessere e via dicendo, l'ammirazione dell'amante mi serve. Adesso, di fronte al comportamento di mia moglie, sono preoccupato per lei e per l'impatto che può avere sui figli, no? E l'idea di avere bisogno di sedurre per stare bene, ma proprio zero, cioè voglio investire sulle mie capacità lavorative. Ma questo, però ti ripeto, questo è un paziente proprio lieve lieve, eh? Cioè c'è un funzionamento narcisistico, ma per finta, insomma. Però, diciamo, illustra quello che vuoi fare. L'altro paziente che è venuto in terapia, come devo dire tanti, oltretutto dopo aver letto il libro, ha detto, mi scusi, ma c'è speranza per i narcisisti? Ho detto, facciamoci una visita e vediamo che succede, no? E mi dice sostanzialmente, mi si presenta con, guarda, io sostanzialmente tutto quello che lei ha scritto nel libro io l'ho fatto, cioè io sono uno stronzo, devo dominare le persone, le devo schiacciare, le manipolo, le cancello, no? Mi viene bene perché io mi devo sentire Dio e devo sentire che ti ho pienamente nel mio controllo. Il punto è che con mia moglie scazziamo tutte le sere e ho paura di danneggiare mio figlio e questo mi fa sentire una schifezza, il senso di colpa e l'emozione che mi porto di più durante la vita, ok? Mi si è presentato così, ok? E gli ho detto, guardi, al quadro negativo che lei mi dà io non ci credo, cioè capisco che si descriva così, magari capisco che visto dall'esterno possa pure essere così e colà, mi faccia capire che succede, no? L'ho visto per adesso 6-7 volte, eh? In 6-7 volte praticamente è uscito fuori che il problema, per dire, scena tipica, il figlio stanno a tavola, il figlio sta giocando al videogioco col telefonino, lui comincia a pensare che se il figlio non va a letto all'ora giusta non dormirà abbastanza e quindi a quel punto non sarà nervoso, teso, non avrà i processi maturativi giusti e comincia a preoccuparsi, strilla al figlio, la moglie interviene e gli dice, vabbè amore, ma dai, ma non mettergli tutta quanta sta fretta, sì, aveva capito, no? A quel punto come si sente, caro signore, eccetera, eccetera, lo faccio focalizzare, sostanzialmente in quel momento si sente svalutato che lui non conta niente e si sente impotente. Gli schemi di cui ho parlato. Benissimo, caro signor, bla bla bla. Questa sensazione che quando lei fa una cosa che sente giù, a quel punto lui comincia a litigare con la moglie a sangue, capito? Cioè gliene dice di tutte. Cioè lui è partito dal fatto, io a mia moglie gli ho fatto patire le pene dell'inferno, minando la sua stima, facendola sentire una deficiente. Lui questo mi ha detto. E io dico, guarda, non mi interessa quello che hai fatto a tua moglie, voglio capire che ti è successo in questo episodio. Ok? Allora, mi scusi. In quel momento come si è sentito, quindi impotente, mi sono sentito un idiota, mi sono sentito che non poteva aiutare mio figlio, eccetera, eccetera. Benissimo, senta, caro signor X,
Ci sono stati altri momenti della sua storia in cui lei voleva agire secondo quello che le diceva la testa e una persona che aveva influenza su di lei la paralizzava, la bloccava oppure la faceva sentire un idiota? Fatto no, ma Susi, ma lei conosce mia madre? Fatto no, però me la presenti, no? Ok? E a quel punto direttamente va alle memorie associate, per fortuna c'ha questa capacità, e mi porta a vari episodi, cioè guardi, a casa mia il maschio di casa era mia madre. Perché mio padre era un amicone, uno capito che metteva sempre là sulla battuta, la cazzata, fatto ma che stai a combinare, io magari prendevo una nota a scuola, andavo a casa e mio padre mi diceva, hai fatto il coglione, eh? No, dai, no. Ma in maniera proprio come dire cameratesca, allegra, no, la madre faceva le tragedie, quindi lui c'ha l'idea che la madre sia quella che comanda, che il padre per quanto carino, simpatico, lui gli vuole bene, non ci avesse le palle, e che lui non aveva gli strumenti per disubbidire. Ma quindi si sentiva completamente schiacciato. Dice, a quel punto che è successo? Quando sono cresciuto, più o meno da 17 anni in poi, ho fatto di tutto per non risottomettermi a mia madre, perché quella sensazione per me era devastante. Quindi che succede? Comincio a capire che lui sta quotidianamente continuando a lottare contro la madre interiorizzata. Gli sto dando una serie di esercizi di autosservazione, di autoregolazione, eccetera, eccetera, morale. Ma l'altro giorno mi ha ricordato un episodio di lui che stava in macchina con la moglie. La moglie gli ha detto una cosa, a lui gli è salito il veleno, cominciato a dire, ecco, però in questo momento mi sono visto proprio l'immagine di Di Maggio, che mi diceva questa è San Morale, non hanno litigato. Ok? E io non gli ho detto devi essere più rispettoso nei confronti di tua moglie, gli ho detto, guarda, quando tua moglie ti dice così, tu ti senti sta roba qua, disattiva sto schema, disattiva sta memoria e combatti per non soccombere. Siamo proprio sicuri che l'altro debba avere tutto quel potere su di lei? Lei non ha la capacità di staccarsi da quelle cose, ok? Sono passate 5-6 sedute e già comincia a dire in effetti qualcosa sta succedendo, no? Ed è un narcisista vero, Ti descrive proprio tutti i comportamenti appunto sprezzanti, delizzanti. Cioè io ho fatto in maniera per tutta la mia vita di conquistare le donne sembrando un dio ed ero capace di convincerle. Però quando te lo dice tranquillamente, no? E quindi se gli credi dici ammazza che testa di cavolo. Quello che è vero è che lui vive la vita con l'ombra della madre addosso. E adesso quando l'ha capito già si sta cominciando a liberare. Non so a chi stavo rispondendo. Però poi una volta conquistata era una Senti, allora da ragazzo, ma nemmeno tantissimo, più che altro che doveva rimorchiare tanto. Poi insomma, abbastanza da giovane ha conquistato questa qui, che a quanto pare è una donna bellissima, stupenda, eccezionale, abruzzese, no? Quindi vuol dire testarda, semplice, di sostanza. No, poi di fatto ha avuto una vita affettiva stabile, più che altro si scazzano continuamente, cioè litigano 65 volte al giorno, insomma, praticamente. No, è questo litigio, ovviamente la sua preoccupazione sincera, forte, è quella di danneggiare il figlio. No? Per dire, l'altra sera dice, sono andato a letto e mio figlio ha cominciato a prendermi in giro. Fatto perché io sono così, perché io, il figlio che faceva proprio gli piaceva il verso, no? Perché io comunque, sai, io quando dico delle cose che sono molto sagge, no, perché io sono figo, non sbaglio mai, no? Cioè, ma lei come ha reagito? Io gli avrei menato. E però mi sono detto, cioè, vedi sto figlio di mignotta, ma fregato, perché mi sta pigliando per il culo e io non mi incazzo, no? E ovviamente abbiamo letto insieme che quel comportamento del figlio era sanissimo e vuol dire che lui forse tutti questi danni non gliel'ha fatti, perché se il figlio è capace di prenderlo in giro vuol dire che è libero dall'influenza negativa paterna, cioè che mi sta scottendo. Ma poi siamo andati a vedere altre cose, insomma. Sentite, ultime due domande e poi... C'è per una parte nell'intervento anche un po' art, cioè di diffusione dei propri pensieri. Nel momento in cui si esplicita il ciclo al paziente, io si invito un po' anche a staccarsi dalle modificazioni, dalla fusione proprio con i propri pensieri, no? Allora. Il punto che qualunque modello di terapia, qualunque ha fra gli obiettivi del trattamento quello di far passare il paziente a da una posizione del tipo le cose sono andate così ed è vero, a le cose sono andate così ed è quello che io tendo a pensare.
qualunque terapia ha questo obiettivo, cioè non è per niente tipico dell'ACT. L'ACT la chiama defusione, ma qualunque modello ha questo scopo, anche noi in qualche modo, cioè passare all'idea, questa è la mia visione, cioè una visione costruttivistica in un certo senso dell'esistenza, cioè soffro a causa della mia visione del mondo. Ultimissima domanda. Io? Sì. Poi mi paghi la supervisione, però. Io ci sono delle volte che quando vedo nelle prime sedute alcuni ossessivi, che dopo scopro di essere ossessivi, mi sembrano contratti narcisistici. Sì. E volevo sapere se c'è un modo un po' più incisivo per differenziare queste persone che hanno questa, appunto, ti raccontano che loro fanno tutto bene, però in base più ad un criterio interno, no? Allora, è arrivato Giovanni che deve fare una domanda cattiva, t'hanno chiamato proprio, ci sono le spine. Quindi la penultima domanda, perché l'ultima domanda sarà quella di Giovanni. Allora, senti, intanto, nosograficamente, una cosa che ho imparato e che, non so, mi sento anche di suggerirti, fregatene dei confini diagnostici. Ok, perché la classificazione dei disturbi di personalità non definisce bene, sono prototipi, sono macro categorie, no? C'è tutta una area di funzionamento che più o meno vede in differenti gradi narcisista, evitante, ossessivo compulsivo e paranoide. Ok? Cioè la stessa persona più o meno può avere sfaccettature di questi disturbi, anche un po' dipendente tra l'altro. In alcuni casi prevale la vergogna e l'aspetto evitante, in alcuni casi prevale il risentimento e la sospettosità e la vendicatività, prevale l'aspetto paranoide, in alcuni casi prevalgono le fluttuazioni dell'autostima e quindi prevale l'aspetto narcisistico, in alcuni casi prevale la sensazione di dover avere tutto sotto controllo, perché è giusto, perché ci sono dei valori morali che vanno rispettati e che gli altri non fanno le cose per bene, al contrario di loro, prevale l'aspetto ossessivo compulsivo. Quando in qualche modo il valore non è sulla performance ma è sulla moralità, siamo un po' più su DOCP, che è quello che stai dicendo tu, credo. Okay. Però poi alla fine il trattamento è simile, tant'è che nel manuale, che c'è, insomma, la procedura di trattamento è la stessa. Giovanni. Allora, prima di tutto 5.142 visualizzazioni. È buono, cioè. Eccezionale. Sul canale diretta Sic Lombardia, grazie a Giancarlo. Grazie a voi. Domanda semplice, solo il fatto che ho notato che la crescente consapevolezza della complessità di questi pazienti potrebbe però diventare in parte un rischio. Il successo della terapia cognitiva fu nell'aver capito che non tutti i pazienti erano difficili, e sappiamo che altre terapie negli anni 50 avevano portato all'eccesso certe pratiche terapeutiche. Oggi mi sembra che i miei allievi arrivino troppo consapevoli delle difficoltà del paziente e poi finiscono per fare proprio l'errore che dicevi tu, perché chiaramente poi alla fine sono consapevoli del paziente difficile, ma sono meno consapevoli delle tecniche di trattamento, e quindi non dico che mi dicono ma il paziente va accudito, ma alla fine mi sembra che la loro declinazione della relazione terapeutica somigli più a un accudimento che a questo aspetto tecnico che dici tu, quindi vedo questo rischio. Allora, devo dire che io ho un po' meno questa preoccupazione, cioè nel senso che perché non è che se il paziente è difficile il mio automatismo di clinica e di ragionare che va accudito, no? È che se il paziente è difficile necessita di un trattamento con degli accorgimenti relazionali e tecnici estremamente specifici, tradotto in un altro linguaggio, tradotto in un altro modo. C'è un paziente che mi presenta, restiamo nel narcisismo, un disturbo sintomatico, può avere un disturbo ossessivo compulsivo, ipocondria, disturbo d'ansia, disturbo dell'umore, no? Facciamo che c'ha un disturbo DOC o un DOC o un'ipocondria, oppure un disturbo da dipendenza comportamentale, dipendenza da droghe, alcol, sessualità compulsiva, ha uno di questi problemi, ok?
che faccio? Inizio manualisticamente, questo, guardate, ritorno a Anna Marchi, ho un po' di copie del libro Terapia metacognitiva interpersonale per i disturbi di personalità, inizio da manuale a trattare il sintomo e lo faccio secondo il repertorio di tecniche efficaci, possibilmente di stampo CBT, prima onda, seconda onda, terza onda, più o meno uno utilizza quello di efficace che c'è nel proprio repertorio e che sa padroneggiare. Ok? Quindi posso fare esposizione e prevenzione della risposta, detached mindfulness, ristrutturazione cognitiva, dipende, ok? Desensibilizzazione, dipende da quello che disturbo. Inizio ad applicare la tecnica per smontare il sintomo di presentazione, ma consapevole del paziente difficile, quindi in realtà quello mi ritorna come vantaggio, so che succederanno delle cose che impediranno al paziente di fare gli homework o di accettare il contratto che renderebbe la tecnica efficace. Quindi parto dal trattamento sintomatico, il trattamento sintomatico mi si blocca, vado a lavorare sui fattori relazionali. Oppure parto dal trattamento sintomatico, il trattamento sintomatico funziona e il paziente mi comincia a dire gli antecedenti relazionali delle ricadute sintomatiche, ovvero gli aspetti degli schemi interpersonali. Quindi mi funziona il trattamento sintomatico e il paziente mi dice sì cavolo, però io ho problemi dell'intimità. Ovvero ho notato che mi sale il doc quando sento che la mia ragazza è distante. Ah cavolo, senta un attimo, ma com'è sta storia che la ragazza è distante? Quindi a quel punto l'efficacia del trattamento sintomatico tecnicamente orientato mi apre il lavoro sulle strutture interpersonali, ok? Però in questi casi in realtà la consapevolezza che il paziente è difficile significa che dovrò sapere adottare un repertorio di tecniche in prima linea, ma anche essere attrezzato a sapere muovere sugli aspetti relazionali e interpersonali quando queste tecniche non funzioneranno, no? Meno, cioè, io in generale, i miei colleghi informiamo gli allievi in questa maniera, no? Cioè, non li formiamo alla tecnica o alla relazione. Poi l'altra cosa, pensare alla relazione terapeutica in chiave di paziente accudito, che ovviamente è quello che ti preoccupa, è semplicemente un errore tecnico, no? Cioè, l'assetto relazionale del terapeuta deve essere coerente alla formulazione del caso. Cioè, se io so che il paziente ha l'idea che desidero essere accudito, se mostro una parte vulnerabile, l'altro mi deride, nel momento in cui il paziente mostra la vulnerabilità al terapeuta, il terapeuta che lo accudisce, che sta facendo? Lo sta umiliando. Quindi un atteggiamento accudente è anti-schema. È antiscopo e sostanzialmente riproduce lo schema patogeno, ok? Se io però so formulare, sia perché conosco la patologia in questione, narcisista, paranoide, irritante, dipendente, sia perché attraverso l'analisi delle narrazioni so ricostruire gli schemi interpersonali, posso prevedere qual è la mia posizione all'interno della relazione terapeutica che migliorerà l'assetto relazionale o lo deteriorerà rinforzando gli schemi interpersonali patogeni. Quindi in questo senso sapere che il paziente è difficile mi aiuta a dire devo fare una formulazione di caso particolarmente accurata in maniera da tarare la mia azione terapeutica per non andare a rinforzare gli schemi patogeni. Okay? Quindi il punto è che se io invece ragiono paziente difficile, che è un macro costrutto, a quel punto sì, vabbè, sarò un po' più preoccupato, ma non è un'azione tecnicamente orientata. Cioè, il paziente difficile significa azione più tecnicamente.